a tutti i presenti e grazie ovviamente ai due relatori che sono qua accanto a me e che poi saranno introdotti da chi gestirà questo pomeriggio, al quale pure va un grande ringraziamento. Allora, dirò solamente poche parole per introdurre questo momento e per dare il senso generale di quello che Alleanza Popolare sta cercando di fare già da vari mesi, con l'avvio di questa legislatura, ma già da prima, visto il grande percorso che è stato fatto, nel senso di instaurare un dialogo fra la nostra Repubblica, la Repubblica di San Marino, e l'Unione Europea. Ovviamente la nostra realtà è una realtà di un microstato, appunto, quindi una realtà molto peculiare, che veniva da momenti nei quali il rapporto con l'Unione Europea era, non voglio dire assente, ma certamente molto ridotto. Con la passata legislatura, invece, anche per diciamo così, lo svolgersi degli eventi e la normale dialettica che ha portato sempre di più a un confronto serrato, si è imboccata questa strada, appunto, di dialogo, di confronto, di scambio sempre più serrato. Alleanza Popolare, quindi, poi voi sapete che tra breve si dovrà celebrare anche un referendum Repubblica di San Marino che chiede appunto al corpo elettorale, quindi alla cittadinanza, se intende o meno inviare la domanda di adesione all'Unione Europea. Allora, noi tutti sappiamo che, come vi dicevo, Alleanza Popolare nella passata legislatura è stata protagonista del percorso di confronto con la UE, sempre con un obiettivo principale, quello di non far rimanere la Repubblica di San Marino ai margini, quello di non far rimanere la Repubblica di San Marino esclusa, ma quello di darle un ruolo importante, quindi come controparte all'interno di questa trattativa e di questo dialogo. Allora, gli aspetti ovviamente del confronto fra l'Europa e la Repubblica di San Marino sono tantissimi. Noi abbiamo, come Alleanza Popolare, in questa legislatura avuto, ci siamo dati un obiettivo molto preciso, quello cioè di cercare di far riflettere la popolazione sanmarinese, quello di cercare di far riflettere tutta la cittadinanza su che cosa voglia dire il rapporto, appunto, con l'Unione Europea, fermo restando che una delle opzioni sul tavolo è appunto quella dell'adesione. Ci sono tante altre opzioni, quindi una integrazione maggiore, un rapporto, diciamo così, di formulazione di accordi con l'Unione Europea, o ancora la via dello spazio economico europeo. Dico questo perché occorre, affrontando queste tematiche, anche un grande realismo. Noi abbiamo già in Consiglio Grande Generale affrontato un dibattito, cioè molti ce n'erano già affrontati, ne abbiamo affrontato uno ulteriore, su un documento che proprio dalla Unione Europea ci è arrivato, che è la relazione del gruppo EFTA, quindi incentrata soprattutto sui rapporti fra Europa e microstati. Ecco, come Alleanza Popolare l'abbiamo analizzato a fondo, abbiamo proposto vari incontri pubblici alla cittadinanza per confrontarci su questo tema, proprio perché crediamo che debba essere valutato tutto, pro e contro fino in fondo. Quindi abbiamo valutato le politiche giovanili, e anche su questo abbiamo fatto un incontro, la possibilità di mobilità delle persone, tantissimi altri aspetti. Oggi siamo qui per fare questo incontro, invece legato specificatamente ad un aspetto peculiare, diciamo così, delle politiche monetarie europee, proprio perché ci serva anche questo da stimolo, da riflessione, e perché serva il più possibile a far riflettere non solo noi, ma anche la cittadinanza. Quindi un momento di approfondimento
di Alleanza Popolare che però vuole condividerlo con tutta la cittadinanza. La faccio molto breve, quindi, proprio perché siamo qui soprattutto per ascoltare i nostri due relatori, e quindi lascio immediatamente a loro la parola ed entriamo così nel vivo della giornata. Grazie. Buonasera a tutti, innanzitutto mi presento, sono Davide Giardi, giornalista della Tribuna Sammarinese, e oggi ho l'onore di avere qui a fianco due esperti di altissimo livello che ci faranno capire un pochino cosa sta attraversando più che il nostro paese, l'Italia e anche l'Europa. E alla mia destra abbiamo Nino Galloni, economista, professore, ha avuto in carico il direttore generale del Ministero del Lavoro e dell'Economia, attualmente nel Collegio dei Sindaci dell'INPS, è autore di numerosissimi saggi e articoli, tra cui Chi ha tradito l'economia italiana, che potete trovare in fondo alla sala dopo il dibattito. Ha un curriculum veramente eccezionale e ha collaborato fino all'ultimo con il professore Federico Caffè, rielaborando la teoria della politica economica allo scopo di fronteggiare i principali problemi del paese. Presento anche Daniele Basciu, alla mia sinistra, referente economico nazionale della Mosler Economics Modern Money Theory, che poi spiegherà direttamente di cosa si tratta. È un gruppo di lavoro, diciamo, che è partito come movimento e adesso si sta strutturando sempre di più a livello nazionale. È una teoria che è stata portata in Italia da Paolo Barnard, un giornalista molto famoso, e insieme appunto cercheranno di affrontare questo tema di oggi. Dunque, professor Galloni, origine dell'attuale aumento di crisi ed eventuali soluzioni. Sì. Allora, dunque, io vorrei essere il più possibile sintetico perché mi fa piacere rispondere alle domande. E quindi vediamo un attimo di fare in estrema sintesi una carrellata di quello che ha preceduto questa crisi, che, come dirò meglio, comincia alla fine della primavera del 2001, poi si evolve, come approfondiremo, ma che ha un senso per essere compresa, per essere trattata, se si parte da quando veramente la crisi non c'era. E si vede via via qual è stata l'evoluzione della situazione, perché se dal punto di vista tecnico abbiamo avuto una crisi finanziaria dopo il 2007-2008, una crisi vera e propria dopo il 2001, però poi, come vedremo, non è che negli anni 80, negli anni 90 le cose andassero bene, andavano meglio di adesso, ma perché in quegli anni l'aspetto positivo era l'abbrivio delle conseguenze di quel trentennio di sviluppo che ha seguito la conferenza e gli accordi di Bretton Woods e che ha consentito, per esempio, in Italia il miracolo italiano e quant'altro. Allora io partirei, ma ripeto, in pillole, devo essere molto sintetico, poi se vogliamo fare degli approfondimenti potete farmi delle domande, comunque molte delle cose che dico sono approfondite appunto nel testo che è alla seconda edizione che sta là fuori, se vi interessa. Comunque, la prima cosa è il 1971, cioè la dichiarazione di Nixon dello sganciamento completo, totale, della moneta dall'oro. Come dire, fino a quel punto aveva un senso ragionare attorno al rapporto tra quantità di base monetaria e inflazione. Dopo il 1971 non ha più nessun senso. Anche perché se da una parte cade il principale riferimento della moneta all'oro, dall'altra parte con gli anni 70, e questa cosa poi si rafforza successivamente, cade anche l'altro presupposto dell'inflazione, come vedremo meglio, e cioè la scarsità di beni e servizi. Cioè dopo gli anni 70 l'umanità entra in una fase di
abbondanza, almeno teorica, almeno potenziale, che poi la gente abbia o non abbia il reddito, che vedremo che è la variabile che si modifica durante gli anni 80, 90, 2000 e via dicendo, e diventa il problema. Ma in realtà non c'è più il problema che c'era fino agli anni 70, 60, 50 e nei secoli, nei millenni precedenti, che cioè le risorse disponibili, i beni che potevano essere richiesti dalla popolazione, eccetera, erano sempre scarsi, erano sempre di meno rispetto alle capacità produttive. Questi sono i due punti fondamentali: lo sganciamento della moneta d'oro e l'ampia disponibilità di beni e risorse, tanto che qualunque quantità di moneta non determina inflazione in quanto tale. La seconda cosa che abbiamo negli anni 70 ed è fondamentale per le cosiddette democrazie occidentali, tanto da essere fondamentalmente la principale differenza con i paesi arretrati, è l'applicazione della cosiddetta regola di Cambridge. Che cos'è la regola di Cambridge? È una regola che dice, da una parte, che gli aumenti salariali non possono in valore effettivo superare i guadagni di produttività, e fino lì lo capiamo tutti. Il problema è cosa c'è dietro in termini di distribuzione di questi guadagni di produttività, perché questo è uno degli elementi strategici di una società. Quindi in pratica, se la distribuzione dei guadagni di produttività vede un prevalere assoluto verso i profitti, ci sarà una minore crescita del costo del lavoro e conseguentemente un minore incentivo da parte delle imprese ad introdurre tecnologie sempre più avanzate in grado di risparmiare la risorsa scarsa o costosa, cioè il lavoro. Ma il fatto che si introducano tecnologie, al contrario, che consentono al lavoro di crescere in te come valore, fa la differenza con i paesi arretrati. Quindi in una distribuzione dei guadagni di produttività che veda in vari modi, a seconda da paese a paese, una dinamica che favorisce da una parte il lavoro, dall'altra parte le tasse e nello stesso tempo assicuri al profitto una componente sufficiente, questa è la strada dello sviluppo, perché questi lavoratori che guadagnano di più diventano classe media, cioè possono permettersi consumi sempre più avanzati. Ma il fatto che aumentano i consumi fa aumentare il fatturato delle imprese, e l'aumento del fatturato delle imprese è il principale elemento di crescita e di valorizzazione delle stesse. Quindi gli anni 70, alla fine degli anni 70, perché dopo si cambierà la politica, c'è, non dico il superamento, ma il governo della principale contraddizione dei nostri sistemi, cioè che le imprese, cioè la microeconomia, ritengono che più è alto il profitto e più è basso il costo del lavoro e più guadagnano, che è vero a livello del bilancio della singola impresa, ma se tutte le imprese sacrificano le retribuzioni dei lavoratori, il sistema delle imprese non guadagna più e perde di valore. Quindi occorre un qualche cosa, che sia consapevolezza, che sia lo Stato, che siano i sindacati, che sia la democrazia, qualunque cosa che consente di colmare questa contraddizione. Il quarto aspetto, perché il terzo è ovviamente la crescita della classe media che ho già citato, e qui entrano due fattori che metteranno in crisi le teorie keynesiane che fino a quel punto avevano aiutato lo sviluppo sia dal lato della moneta sia dal lato dell'economia reale, e la segmentazione nella domanda di lavoro. Cioè fino agli anni 70 la domanda di lavoro è rappresentata al 95% da lavoratori semplici, diciamo per capirci da catena di montaggio. Quindi quando c'è una crisi e lo Stato aumenta la spesa, le imprese, arrivando questa moneta e aumentando la domanda dei loro prodotti, assumono i lavoratori e si esce dalla crisi, e lo Stato non ha bisogno di
immettere nuova moneta nel sistema, è stato sufficiente l'iniziale iniezione per creare un aumento della domanda a cui corrisponde un aumento dell'offerta che richiede un aumento dell'occupazione. Con gli anni 60 i consumatori modificano in modo talmente profondo i loro gusti e le loro appunto domande da far sì che insieme con cambiamenti di carattere industriale e produttivi la domanda di lavoro nel corso di 20 anni dal 95% rappresentato da lavoratori semplici arriverà al 55% rappresentato da lavoratori particolarmente qualificati. Che significa che se c'è una crisi e lo Stato aumenta la spesa, non è detto che poi le imprese trovino le figure professionali che stanno cercando direttamente disponibili sul mercato, per cui cresce il fenomeno di concomitanza fra alti livelli di disoccupazione e impossibilità per le imprese di portare avanti i loro piani di investimento perché mancano le risorse lavorative qualificate e quindi la necessità di intervenire dal lato dell'offerta. Situazione ancora più aggravata dal fatto che mentre prima la maggior spesa pubblica andava a scaricarsi su domanda interna, a partire dagli anni 70 la maggiore spesa pubblica può favorire l'importazione di prodotti dall'estero e conseguentemente il peggioramento della bilancia commerciale. Con gli anni 80 questa situazione viene completamente a modificarsi. Riprendono teorie che erano state seppellite anche nell'armamentario accademico, cioè le teorie cosiddette monetariste, quantitativiste, liberiste. C'è una reazione anti-keynesiana, cioè contraria all'aumento della spesa pubblica, che in nome di una certa moralizzazione vuole sottrarre alla classe politica il suo principale potere, che è quello di decidere gli investimenti pubblici, che sono quelli che fanno grande o piccolo un paese. L'Italia diventò grande anche perché c'erano negli anni 60-70 grandi investimenti pubblici in infrastrutture, in attività industriali, nella scuola, la riforma sanitaria, eccetera. Questa situazione viene utilizzata come pretesto per dimostrare che la politica economica keynesiana non si può più applicare, è sbagliata nel momento in cui l'aumento della spesa pubblica non produce più l'aumento dell'occupazione e nello stesso tempo perché questa spesa pubblica va a determinare un peggioramento nella bilancia con l'estero, nella bilancia commerciale. Tutto ciò viene condito con una visione, io dico pseudo-ambientalistica delle cose, che attraverso il Club di Roma, Aurelio Peccei, il WWF, la finanza legata alla corona inglese, eccetera, eccetera, sottopone all'attenzione dell'opinione pubblica lo sviluppo di alcune equazioni lineari, in cui il tasso di inquinamento e di consumazione delle risorse è direttamente proporzionale alle quantità prodotte e ne deduce che bisogna fermare lo sviluppo. Poi ci sono varie possibilità, si può dire che si fermino i paesi che hanno un basso tasso di incremento demografico, che sono già sviluppati, che c'è può essere spazio per i paesi del terzo mondo, però fondamentalmente il messaggio è che la crescita economica, lo sviluppo economico determinano una situazione insostenibile per le risorse del pianeta. Questo è uno dei veicoli culturali fondamentali di tutti i cambiamenti che poi dagli anni 80 in poi ci hanno portato nella situazione nella quale ci troviamo adesso. Questa è la più grande delle mistificazioni culturali del nostro tempo, insieme con quelle che riguardano la moneta, perché l'equazione che descrive il rapporto fra crescita economica e inquinamento non è assolutamente quella del Club di Roma e di questi ambientalisti, ma di altri ambientalismi che invece ritengono l'introduzione di tecnologie capace, come la sua funzione, come abbiamo visto prima parlando della risorsa lavoro,
capaci di ridurre le risorse pregiate o scarse per unità di prodotto, ovvero di ridurre la quantità di agenti inquinanti, che sono un costo per la società, per unità di prodotto. In realtà la cultura ambientalistica non si è sufficientemente affermata, salvo che in alcuni paesi, per far crescere il costo dell'inquinamento, perché quello avrebbe reso più conveniente per le imprese introdurre tecnologie che prioritariamente riducessero la quantità di agenti inquinanti per unità di prodotto. Ma le tecnologie di cui oggi dispone l'umanità sono tali da consentire la piena soddisfazione dei bisogni della gente, riducendo l'inquinamento e riducendo l'utilizzo di risorse, sia umane che naturali. Anzi, la tecnologia è proprio questo. La tecnologia umana è la capacità di ridurre la quantità di risorse pregiate per unità di prodotto. Questo sarebbe un passaggio culturale fondamentale, lo cito per capire com'è che ci siamo venuti a trovare in questa situazione. Terza grande mistificazione è quella che riguarda la moneta. Cioè si convince la gente, si convincono i sindacati, si convincono i partiti politici, si convince l'opinione pubblica che l'aumento di base monetaria determina inflazione, senza spiegare perché. È intuitivo, perché la gente per millenni è stata abituata a ragionare in termini di oro, e quindi è chiaro che più si riduce l'oro e più si riduce il valore della moneta. Ma come poi spiegato in altre opere di situazione, adesso se volete poi approfondiamo questo aspetto teorico che pure è fondamentale, non c'è nessuna evidenza né teorica né empirica che l'aumento di base monetaria determini un aumento dell'inflazione. L'aveva già dimostrato, seppure allora esisteva ancora un legame della moneta con l'oro, il rapporto Radcliffe in Inghilterra, che se cioè la Banca d'Inghilterra riduceva la base monetaria, l'effetto non era una riduzione dell'inflazione, l'effetto era una maggiore produzione di mezzi monetari dei privati, soprattutto le cambiali. Quando mancava liquidità, i privati sopperivano, e questo aveva un costo in termini di interesse, ed era quel costo che poteva, il tasso di sconto che poteva influire sull'inflazione. Ma anche se, come succederà poi nel corso degli anni Ottanta, per le politiche delle banche centrali che non garantiscono più agli stati il finanziamento della spesa pubblica, l'aumento dei tassi di interesse ha effetto sull'inflazione. Quindi l'ultimo momento importante degli anni Ottanta è questa netta separazione tra la banca centrale e il tesoro, per cui quando il tesoro ha bisogno di moneta deve mettere dei titoli, qui non c'è nessuna novità, li deve offrire a qualcuno che gli dia moneta in cambio, vuol dire che si è già privato di sovranità monetaria, quindi già siamo in una situazione di difficoltà. Però se poi questi titoli vengono comprati a bassissimi tassi di interesse, negli anni 70 erano tassi di interesse negativi perché erano inferiori a quello dell'inflazione, alla fine è più o meno la stessa cosa. Il problema sorge quando lo Stato offre titoli, non ottiene la copertura dell'emissione e la banca centrale non interviene a comprare quell'ultimo pezzetto di emissione, per cui i tassi salgono alle stelle e si riverberano su tutta l'offerta del giorno. In quel modo è stata rovinata l'Italia a partire dall'inizio degli anni Ottanta, per cui i tassi di interesse sono cresciuti enormemente, il finanziamento non tanto della spesa pubblica quanto del suo disavanzo e quindi del servizio del debito ha portato al raddoppio rispetto a quello che sarebbe stata la sua quantità, chiamiamola così, naturale del debito pubblico. Per cui quando crollano i tassi di interesse nel 92, l'Italia si trova a aver già vissuto la esperienza di una crescita esponenziale del debito pubblico che fa dire non si può aumentare la spesa perché una parte della differenza fra la spesa e le tasse deve essere destinata, una parte crescente deve essere destinata al servizio del debito, cioè al pagamento degli interessi. Come dire che lo Stato toglie all'economia attraverso le tasse di più di quello che non
restituisce attraverso la spesa pubblica, mentre invece è necessario che lo Stato spenda quello che è necessario, recuperi attraverso le tasse, ma se va in disavanzo è perché si affida ad un futuro di crescita e di sviluppo del paese che ripianerà le partite. Con gli anni 80 e quindi il cambiamento nella gestione del mercato del lavoro che va sotto l'etichetta di flessibilizzazione, adesso vi do alcuni dati per gli USA perché così arriviamo prima al punto, si riduce del 40% il reddito delle famiglie da lavoro. Cioè nel corso degli anni 80 il reddito delle famiglie americane, dei lavoratori americani, delle famiglie americane, si riduce del 40%, il reddito da lavoro. Conseguentemente si sarebbe dovuto ridurre dello stesso quantitativo il volume dei consumi, e invece i consumi rimangono costanti. Che cosa succede? Succede che le banche fanno prestiti alle famiglie perché nel frattempo, essendo caduti i tassi di interesse sulle obbligazioni, si può investire anche in modo speculativo in borsa, e quindi le famiglie ottengono prestiti dalle banche per comprare azioni, con i guadagni di borsa danno interesse alle banche e finanziano la differenza fra il loro reddito, che è così diminuito per via della flessibilizzazione, e il livello dei consumi che viene mantenuto. Se non ci fosse stato questo meccanismo, la crisi si sarebbe manifestata all'inizio degli anni 90 o alla fine degli anni 80. Perché sono sempre crisi in cui la domanda, o meglio il reddito, è insufficiente rispetto a quello che si produce e a quello che si deve vendere in termini di consumo. Questo giochino funziona bene fino al 2001, quando vi ho detto che, a mio modo di analizzare la situazione, comincia la crisi. Ora, questo fatto che il reddito delle famiglie, cioè del 98% della popolazione, che consuma il 95% del reddito, ma che è praticamente molto di meno di quello che è il PIL, rende strutturale una condizione debitoria, perché la maggior parte del consumo, per essere assorbito dalla maggior parte delle famiglie, richiede un differenziale di reddito colmato con indebitamento, in genere verso le banche, società che finanziano i consumi, eccetera, eccetera, che è pari alla differenza fra la parte più ricca della popolazione e la massa della popolazione stessa. Questo è il problema cruciale delle nostre economie. Il tutto ovviamente va ad aggravarsi in quello che chiamiamo il fenomeno della globalizzazione. La globalizzazione non è niente di nuovo, pure ai tempi degli antichi romani c'era la globalizzazione, perché se il grano costava di meno in Egitto non si comprava più in Sicilia, si comprava in Egitto. Però quello che succede nel nostro tempo è che praticamente questa globalizzazione, dopo gli accordi GATT, la missione della Cina, eccetera, eccetera, fa sì che venga premiato il produttore peggiore, cioè quello che garantisce a un prezzo più basso una merce o il suo succedaneo, cioè quello che paga di meno il lavoro, che fa lavorare i bambini, che inquina l'ambiente, che non rispetta le normali regole sanitarie. Questo viene premiato, questo è il problema, questo ovviamente determina spiazzamento occupazionale nei paesi dove bene o male c'è un certo costo del lavoro, c'è una certa civiltà, ci sono certe regole, ci sono norme a difesa dell'ambiente, ci sono norme a tutela della salute umana. Perché comincia questa crisi nel 2001? Gli osservatori di borsa, gli operatori di borsa notano che i rendimenti proprio di quelle azioni che corrispondevano ai titoli che avevano pompato di più la crescita borsistica durante gli anni 90 stanno calando, non sono neanche più costanti, sono decrescenti. A questo punto cominciano a svendere e a speculare al ribasso. Fino lì eravamo nell'ambito di
normali crisi capitalistiche, non c'è abbastanza reddito, c'è stato un periodo di boom delle borse, gli operatori cominciano a speculare al ribasso e c'è il crollo delle borse. Qual è la differenza tra la crisi, io la definisco sindrome, poi spiego perché, e attuale e le precedenti? Che già dalla seconda metà del 2001, a prescindere dagli effetti degli attentati dell'11 settembre, gli esperti, gli osservatori, i centri studi, i centri di ricerca, gli economisti, tutta gente sulle buste paga delle banche e delle principali agenzie di rating e non solo, prevedono la ripresa di lì al prossimo trimestre, di lì al prossimo semestre, di lì al prossimo anno. Ho sempre fatto notare, nei limiti delle mie forze e possibilità, che tutte queste previsioni di illustri economisti, esperti, osservatori, centri studi e chi più ne ha più ne metta, non erano basate su considerazioni dell'economia, ma erano solo così, attese, aspettative, cioè nemmeno la magia, nemmeno la stregoneria più bieca del Medioevo aveva le stesse basi a supporto delle tesi che dovevano portare alla ripresa. Non c'era nessun fondamento. Però nel breve termine le banche, che vi ricordate come finanziavano l'economia, cominciano ad operare quei derivati. Siccome hanno preso impegni con i loro sottoscrittori e devono garantire determinati rendimenti, iniziano, adesso diciamo in modo pratico, nelle catene di Sant'Antonio. Cioè prendono soldi per pagare i rendimenti e poi non hanno ovviamente da pagare i capitali a scadenza. Però siccome la ripresa non viene, non rientrano da questa situazione, perché tutte le banche hanno sempre fatto operazioni di derivazione, il problema è che dopo 3 mesi ne uscivano, invece adesso di 3 mesi in 3 mesi, di 6 mesi in 6 mesi, di anno in anno sono passati 12 anni e hanno continuato e continuano, come vedremo, a fare i derivati. Che cosa succede nel 2007-2008? Che la massa della liquidità che le banche perdono in operazioni speculative e finanziarie, perché nel frattempo non c'è più una regola di divisione fra i soggetti che fanno attività speculative sui mercati internazionali e le banche che fanno attività di credito, questa liquidità è di più di tutta la liquidità che le famiglie, le imprese e l'economia criminale, che fa parte del gioco, immettono dentro le banche. Quindi ciascuna banca sa come si comporta e quindi sa come si comporta la sua banca vicina. Salta il sistema interbancario. Nessuna banca vuole o può prestare denaro che serve alla vicina. Anche lì poteva saltare il sistema, invece no. Intervengono le banche centrali, in particolare la Fed e la Banca del Giappone, e forniscono liquidità a queste banche speculative senza chiedergli di smetterla. Ci sono stati alcuni anni di confusione in cui era stata prevista questa crisi finanziaria. Io ho scritto un libro che si chiamava Il Grande Mutuo, in cui prevedevo la crisi, di lì a pochi mesi c'è stata. Però cosa ci fosse dietro a garantire la sopravvivenza del sistema sarebbe stato chiaro nel 2011, alla fine dell'estate del 2011. Lì ci arriva un rapporto Government Accountability Office, che sarebbe praticamente come una specie di nostri colleghi che controllavano la Fed, non c'è un controllo della BCE come siamo noi all'INPS che controlliamo i conti, e viene fuori che in 3 anni la Fed ha autorizzato mezzi monetari a favore delle banche europee ed americane, $16.000 miliardi. $16.000 miliardi è di più del PIL americano e di più di tutto il debito pubblico americano. Il 4 settembre di quell'anno il vicepresidente della Fed si presenta al vertice UE in Polonia e viene cacciato fuori. Andava a chiedere che anche la BCE e anche l'Unione Europea accettasse la politica di sostegno illimitato alle banche. E come il 15 agosto del 1971
è stato l'inizio della nostra storia, il 15 settembre del 2011 potrebbe essere un altro importante passaggio, e cioè la Fed dichiara la dottrina del quantitative easing, cioè del sostegno illimitato alle banche nelle loro esigenze di liquidità, e chiede all'Europa e alla BCE, la Banca del Giappone già lo sta facendo, di fare altrettanto. La prima reazione, il 23 settembre di quell'anno, è assolutamente negativa, quindi 8 giorni dopo Trichet appare in televisione per dire che non sarà mai l'Europa, eccetera, eccetera, sostenuto dalla Merkel e via dicendo. Passa un'altra settimana e Trichet, che comincia a prepararsi a lasciare le consegne a Mario Draghi, dice esattamente il contrario, perché appare in televisione e dice qualcosa dovrà cambiare, fa la risatina. Io, che ho frequentato quegli ambienti abbastanza, so che dire cambierà qualcosa significa una catastrofe indescrivibile. Infatti, quando Mario Draghi si accinge a prendere lui il governo della BCE, cosa dice il 15 ottobre, mentre sono in corso gli scontri fra indignados e la polizia? Dice: hanno ragione gli indignados, perché è una cosa che non può andare avanti. E sotto banco cominciano a finanziare le banche europee, autorizzando mezzi monetari. Il 23 ottobre, quindi altri 8 giorni dopo la dichiarazione di Mario Draghi, successivo vertice dell'Unione Europea, si accetta la dottrina americana della quantitative easing, della sostegno illimitato alle banche, senza chiedere loro il minimo, cioè la contropartita. Non è che io mi scandalizzo e mi straccio le vesti perché in questi 2 anni la BCE ha fornito 3.500 miliardi di euro di liquidità alle banche, ma il fatto che non abbia chiesto la contropartita, cioè di smetterla, cioè di separare nettamente i soggetti che fanno attività speculative sui mercati finanziari e perdono liquidità dai soggetti che devono invece finanziare l'economia, cioè le banche di credito. Questo è il principale cruccio. E dall'altra parte, quando si sa che con un decimo di quei mezzi, cioè 300-400 miliardi, si poteva agganciare la ripresa in Europa e non dover morire di disoccupazione, di miseria e di mancanza di liquidità nelle tasche dei cittadini. Se poi noi aggiungiamo a questa analisi 2 elementi, completiamo il quadro. Primo elemento è soggettivo. Perché c'è questa situazione? 2 ricercatori indipendenti dell'FMI hanno suggerito la soluzione del shadow banking e alla fine mi sono convinto che abbiano molte ragioni. Cioè, sostanzialmente, le banche sono, top management delle banche è pienamente consapevole del fatto che sui mercati finanziari a saldo ci sono solo perdite e perdite indescrivibili. Tuttavia, siccome lo stesso top management, ecco l'elemento soggettivo, guadagna non sui guadagni delle proprie aziende, ma sulle singole operazioni che vengono portate a termine, le quali sono governate da algoritmi matematici e non da logiche economiche, e avvengono migliaia di operazioni nell'unità di tempo, questa gente si mette in tasca nel giro di un anno 50-60 milioni di euro oppure di dollari e se li va a godere nei paradisi fiscali. Siccome però questa gente, essendo a capo delle banche, influisce sui governi, ecco perché nessuno nei governi chiede la cosa essenziale, cioè la contropartita. Vi stiamo dando migliaia di miliardi di euro e di dollari per i disastri che avete commesso, che state commettendo, però adesso basta. E invece nessuno lo può chiedere per questa semplicissima ragione. La seconda considerazione è di tipo invece oggettivo e quantitativo. Finora vi ho parlato dei derivati, che la cui cifra secondo le stime viaggia tra i 700.000 e gli 800.000 miliardi di dollari, ma non vi ho parlato, ho cominciato a parlarvi perché ho parlato della finanza in generale,
di tutti i titoli tossici, i quali, esclusi i derivati, superano i 3 milioni di miliardi di dollari. Cioè stiamo parlando di centinaia di volte il PIL mondiale, tanto per capirci di che cosa stiamo parlando. E quindi le banche centrali che continuano nel quantitative easing non hanno la piena consapevolezza del fatto che, dovendo gestire queste perdite di liquidità in base al grosso modo, adesso una cifra così molto empirica che ti propongo, l'8-10%, significa che devono tirare fuori dai 3 ai 400 mila miliardi di dollari, e non possono farlo neanche materialmente. Oggi siamo a un decimo di quella cifra, cioè praticamente fra tutto quello che hanno tirato fuori la Fed, la Banca del Giappone e la BCE dopo la crisi di liquidità del 2007-2008, stiamo sotto i 30 mila miliardi di dollari, due PIL americani per capirci, due debiti pubblici americani per capirci. 10 volte di più non ce la faranno, e quindi non sappiamo verso dove stiamo andando. Sicuramente la strategia di Draghi è quella di fare in Europa quello che c'è in America, cioè che la BCE controlla le banche e non il contrario, ma bisogna vedere come va a finire. Le soluzioni richiedono fondamentalmente 5 passaggi. Il primo, l'abbiamo già detto, è il ripristino della netta separazione tra i soggetti che fanno attività speculative sui mercati finanziari e le banche che devono fare credito alle banche. La seconda cosa è il ripristino della sovranità monetaria, che, voglio dire, può significare varie cose. Io dico che se invece di andare solo nella direzione della liquidità verso le banche, ma interrompendola nel senso di ripristino della Glass-Steagall, della netta separazione, visto che ormai le banche centrali attraverso le banche pubbliche, l'Italia non ha una vera banca pubblica ma potrebbe averla, già la gestione del debito pubblico da parte della Cassa Depositi e Prestiti attraverso il risparmio postale sta dando dei frutti evidenti in termini di gestione, vedete che lo spread diminuisce, eccetera eccetera. Ma se la BCE facesse il terzo passo, cioè accettasse il finanziamento degli investimenti pubblici produttivi per agganciare la ripresa in base alle esigenze di ciascuno Stato, anche l'euro diventerebbe una moneta vera e propria e quindi potrebbe anche essere mantenuto. Non è punto primo nella scaletta di riusciamo dall'euro. Punto primo è ripristinare la sovranità monetaria. Se non è in testa agli stati, che vi rinunciano introducendo il principio del pareggio di bilancio, allora è necessario che ci sia un'altra istanza, cioè europea, che fa gli investimenti pubblici in disavanzo per agganciare la ripresa e la piena occupazione. Se non lo fanno, ovviamente non si deve morire di euro, si ritorna alle monete nazionali, ma questo è il passaggio. Nel frattempo anche questo governo, non lo posso dire, se si faceva un altro governo, no, perché io speravo si facesse un'altra cosa, fino all'altra sera ci ho sperato, poteva emettere dei buoni di acquisto che l'INPS metteva nelle buste paga e nelle pensioni dei lavoratori e anche per gli assegni dei disoccupati, che venivano aumentati di buoni acquisto, per esempio di 200 euro al mese per 6-7 mesi, che poi lo Stato accettava in pagamento delle tasse, e questo avrebbe rimesso in movimento l'economia. Per quanto riguarda la vex ata questio del pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni, quello è un'altra mistificazione. Che non è che la pubblica amministrazione dice oddio non ho soldi per pagare. La pubblica amministrazione stanzia e impegna. C'è un processo amministrativo che implica il debito di competenza delle amministrazioni nei confronti dei soggetti che abbiano reso dei servizi. Quindi è solo un problema di gestione di liquidità. Quindi lo Stato può emettere dei certificati di credito erariali che possono circolare fra privati, ma possono essere messi nei depositi bancari e che lo Stato stesso ovviamente accetta il pagamento di tasse. Si libera del debito immediatamente e i cittadini, le imprese, i creditori hanno immediatamente un titolo
diciamo così, quasi monetario, che comunque è sufficiente per rimettere in moto l'economia. La terza cosa vi ho già accennato, ed è una diversa gestione del debito pubblico. Qui si sono fatti dei passi avanti. Io nei mesi passati ho insistito sulla emissione di titoli a breve termine a basso tasso di interesse, acquistabili non solo contro moneta ma anche contro titoli a lungo termine. Questo avrebbe azzerato lo spread, soprattutto sui BTP decennali. Quarta cosa, un cambiamento radicale nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini, perché oggi lo Stato è posizionato male, è posizionato tra legalità e irregolarità e tratta allo stesso modo gli irregolari e gli illegali, per cui i criminali, che sono dall'1 all'1,5%, ottengono un supporto culturale indiretto, soprattutto nel sud, da parte di tutti quelli che versano in condizioni di irregolarità, non perché siano dei potenziali criminali, come credono all'Equitalia, all'Inps o la Guardia di Finanza o i Carabinieri, ma perché non ce la fanno, perché molto spesso le imprese, piccoli artigiani, si vogliono regolarizzare ma non sanno neanche da dove cominciare, perché invece di essere aiutati dall'amministrazione, sono vessati dall'amministrazione. Questa è una questione che va affrontata. Quando c'è un conflitto fra la legge e il diritto, l'amministrazione deve essere talmente forte in autotutela a preferire il diritto. Quando c'è un conflitto fra la legge e l'equità, la pubblica amministrazione deve favorire l'equità, se no si sputtana. Quando c'è un conflitto tra il buon senso e la legge, bisogna applicare il buon senso. Ma se l'amministrazione non ha la capacità di comportarsi in questo modo, se lo Stato non si riposiziona fra irregolarità, che deve cercare di risolvere gli adempimenti, li devono fare i funzionari pubblici, gli impiegati pubblici che devono aiutare, che devono collaborare, e l'illegalità che invece deve essere repressa con tutta la forza dello Stato stesso, non ne usciamo da questa situazione. Io mi rendo conto che sto parlando di cose che possono sembrare strane, ma io da direttore generale del Ministero del Lavoro per diversi anni queste cose le ho fatte, perché i miei ispettori non andavano lì a massacrare piccole cooperative, andavano lì a vedere cosa c'era. Se una piccola cooperativa non era capace di fare un bilancio, glielo faceva. Se non era in grado di ottemperare a una disposizione, l'aiutavano a farlo. Poi se trovavano dei reati, allora denunciavano ai carabinieri e alla Guardia di Finanza. In questo modo avevo posizionato l'amministrazione in un modo diverso ed eravamo molto ben visti dall'utenza, proprio per questa diversa... è chiaro che c'era una legge, che era la legge Baseri, che mi consentiva di comportarmi in quella maniera, però è fondamentale questa differenza, questo cambiamento nel rapporto fra amministrazione e cittadini, se no ovviamente non si va da nessuna parte. Ultima cosa è favorire l'acquisizione di tutte quelle straordinarie tecnologie in campo sanitario, in campo energetico, nel campo dei trasporti e del trattamento dei rifiuti, di cui oggi l'umanità ha disponibilità per la prima volta nella sua storia, anche se gli attuali equilibri geopolitici stanno cercando di impedirlo. Cioè, creare una forza politica che imponga il meglio per la gente mi pare che sia l'obiettivo del quale dobbiamo parlare principalmente. Grazie. C'è qualche domanda per il professor Galloni? Se viene qua così la sento. No, mi sembra che l'acustica. C'è il microfono. Guarda, c'è un microfono lì. Si decide che c'è. Non si sente mai. Ma se vieni qui ci sono questi siamo, c'è questo. Ecco, professor Galloni, innanzitutto grazie, che questa qui è una cosa molto importante. Grazie a tutti, grazie anche a Vladimir Bascio che già conosciamo personalmente. Dunque, oggi si parla tanto di debito pubblico, io purtroppo mi sono perso l'inizio, non so se tra i temi dell'inizio c'era anche questo. Il debito pubblico che sarebbe il diavolo che oggi ci porta tutti quanti all'inferno. Ho letto una statistica
degli interessi sul debito pubblico che abbiamo pagato dall'80 al 2007 e pare che fosse 2.145 miliardi di euro. Questi 2.145 miliardi di euro che sono 100 miliardi in più del nostro debito pubblico attuale. Noi siamo andati in avanzo primario per anni fuori dagli interessi e quindi se ci fossimo stappati soldini da soli forse non avremmo avuto questo debito pubblico. Certo, se stampavamo solo moneta certamente non avremmo avuto il debito pubblico, questo è ovvio. Il problema è un altro, dietro il suo intervento ci sono due aspetti da sottolineare. Primo, che quando si parla di default del debito o si parla troppo del debito già siamo su un terreno sbagliato. Quando io ho cominciato a prepararmi in questa materia tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80, la prima lezione era: del debito pubblico meno se ne parla e meglio è, sta là, non succede niente. Le cose gravi sono cominciate a realizzarsi quando gli interessi sui titoli del debito sono cresciuti in modo di rendere assolutamente non più convenienti gli investimenti pubblici in termini finanziari. Questo che è stato ovviamente l'errore cruciale. Poi è ovvio che in 30 anni si sia pagato di più del capitale corrente in termini di interessi, è ovvio che si è pagato di più perché è stato fatto l'errore colossale all'inizio degli anni 80 di far crescere volutamente gli interessi sui titoli del debito pubblico, perché quella crescita rendeva talmente scoraggiante l'investimento pubblico da sottrarre lo strumento alla classe politica della Prima Repubblica, considerata corrotta e clientelare per definizione, per preparare poi una nuova classe politica che invece di rubare sui profitti, come aveva fatto quella della Prima Repubblica, ha rubato sulle perdite e quindi creando disoccupazione. Cioè, mentre nella Prima Repubblica si rubava perché si rubava troppo e male, però si creavano posti di lavoro, si creava industria, si creava competitività del paese. Nella Seconda Repubblica, nata per punire la Prima Repubblica, si è rubato sulle perdite, cioè creando disoccupazione, perdita di competitività del paese, svendita del suo apparato industriale. Adesso siamo alla Terza Repubblica, pare, vediamo cosa succede. L'inizio non mi è sembrato. Bene, qualcun altro? La voce abbastanza alta, quindi penso che si senta lo stesso. Una domanda che le volevo fare: lei prima ha parlato di stati, degli interventi che gli stati dovrebbero fare, e quello che chiedo io è: gli stati esistono ancora? La risposta è semplice: a Roma diciamo chi si fa pecora il lupo se lo mangia. Allora è chiaro che posso, avendo fatto la mia carriera soprattutto dentro la pubblica amministrazione, posso dire che mi sono presentato ai concorsi perché ci credevo. Oggi a mio figlio non gli consiglierei il concorso nella pubblica amministrazione per quello che è successo dopo. Però ho vinto un concorso da funzionario dello Stato, ho giurato sulla Costituzione, eravamo orgogliosi di essere indipendenti, cioè di rispondere alla nazione, eravamo orgogliosi di fare i frenatori di questa classe politica corrotta che ci avevamo di fronte. Quando ho fatto direttore generale contavo più di un ministro e avevo la funzione di frenare i politici. Nel giro di pochi anni, negli anni 90, grazie anche a gente come Bassanini, eccetera, da funzionari dello Stato siamo diventati funzionari del governo, ci hanno privatizzato, cioè contrattualizzato, ci hanno dato molti più soldi, ma ci hanno tolto qualsiasi potere, perché l'ultimo dei miei colleghi, io poi ho cambiato incarichi, l'ultimo dei miei colleghi stava sotto il tacco dell'ultima segretaria e dell'ultimo sottosegretario. Cioè le mie segretarie, quando ero direttore generale, ai sottosegretari manco gli rispondevano al telefono, no? Questo per dire di che cosa stiamo parlando. Però secondo me, ad esempio, quello che ha dimostrato anche, nonostante tutto, la Cassa Depositi e Prestiti, di fare di fatto la banca pubblica, perché approfondendo la sua gestione del risparmio postale, tu vedi che poi alla fine sono intervenuti sul mercato dei titoli, hanno ottenuto basso lo spread. Cioè, secondo me ci se la può fare, si può ripristinare l'autorità dello Stato, ammesso che questo sia l'obiettivo che ci unisce, questo è chiaro. Quello sempre il popolo che deve dire l'ultima parola. Qualcun altro? Io vorrei chiedere una cosa, professore. Sì.
il concetto di moneta complementare che, di cui si parla. Sì, diciamo di monete complementari ce ne sono varie tipologie. Escluderei dalla definizione di moneta complementare tutto quanto e nella misura in cui lo Stato e le pubbliche amministrazioni accettano il pagamento di tasse, perché quello è moneta vera e propria. E poi dopo, in una situazione particolare, ci fosse stato un governo favorevole a una cosa del genere, la possiamo coprire per evitare diciamo, l'emergere di una procedura infrattiva da parte dell'Unione Europea, che comunque ci sarebbe, intanto però rimettiamo in moto l'economia, poi si ragiona. Questo ovviamente è un altro discorso, ma per quello che posso capire io, una moneta che non si chiama né lira né euro, che viene per determinate funzioni già appurate dallo Stato, autorizzata anche dal Direttore Generale del Tesoro o dalla Cassa Depositi e Prestiti, si potrebbe già fare adesso senza nessuna legge. Basterebbe solo che le banche, visto che l'ABI aveva dato disponibilità, accettassero di introdurla nei depositi. Questo da una parte. Dall'altra, la moneta complementare in genere nasce dalla esigenza di sopperire a una mancanza di liquidità. Cioè in una determinata area dove ci sono capacità produttive, tuttavia scarseggia la moneta, quella ufficiale. Allora la gente, per non risultare disoccupata, perché sennò non si saprebbe come pagare salari e stipendi, si organizza per produrre comunque le cose, e quindi chi sa fare il formaggio fa il formaggio, chi sa fare il pane fa il pane, chi sa fare i servizi di cura alla persona, all'ambiente, eccetera eccetera. Dopodiché le persone, attraverso la moneta complementare, mettono in moto un circuito che ovviamente sarebbe alternativo a quello della globalizzazione, perché se io ho pochi euro in tasca non li utilizzerò per comprare formaggio a basso prezzo al supermercato, perché con quegli euro dovrò comprare necessariamente ciò che con la moneta complementare non posso comprare, cioè carburanti, biglietti ferroviari, eccetera, mentre con la moneta complementare, non in altra tasca, posso andarmi a comprare il formaggio locale e quindi creo occupazione a livello locale. Questa è... Poi ovviamente c'è tutto il meccanismo degli abboni della scontistica, pensiamo a tutto il movimento dello SHEC e dei torni, che è una cosa che funziona, e poi c'è la moneta privata, perché i privati potrebbero emettere delle cambiali cosiddette sociali, cioè senza bolli, senza esecutività, e farla circolare come moneta fiduciaria fra di loro. Così tra le imprese che hanno crediti, anche verso le pubbliche amministrazioni, si possono emettere dei titoli che poi servono ovviamente come moneta. Io penso che per esempio qui a San Marino ci potrebbero essere delle buone opportunità, sia coniando monete anche per valori superiori a quelli della classica circolazione metallica in euro, sia introducendo delle monete anche a basso tenore aureo, chiamati pure scudi, da 5, 10, 20 e 50 scudi, 50 unità di conto, perché molti li tratterrebbero, diciamo così, per collezione o per ricordo, e quindi si guadagnerebbe la differenza fra il loro costo di conio, che risente dell'avere una componente in oro, ma si può prendere palladio, si possono trovare altri metalli rari, ma avere un tenore anche basso, fare una lega particolare e mettere queste monete che poi possono circolare e fare un incremento di reddito a livello locale. Volevo sapere, dopo il divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia, quanto ha contato la politica monetaria di Volcker e quanto è cambiato nell'accesso al mercato primario? Volcker? Sì, degli altissimi tassi di interesse al 21%. Sì, non ho capito bene la domanda, cioè dopo il divorzio tra Tesoro e Banca d'Italia quanto è contato? Quanto ha influito sugli interessi la politica monetaria americana che ha fatto schizzare? Ah, certo, ho capito, ma vedi... In effetti, paradossalmente, il nesso causale non è andato da politica monetaria americana a situazione italiana, ma al contrario, è stata l'Italia che, spaccando in quel modo i rapporti fra la banca centrale, che doveva
andare in soccorso all'ultima componente dell'emissione obbligazionaria del tesoro, ha fatto aumentare i tassi, ha fatto aumentare in quel modo i tassi di interesse. Poi gli americani compravano i nostri titoli perché avevano un elevato rendimento e quindi quando emettevano i propri diversificavano i portafogli degli obbligazionisti che erano i grandi compagnie, di grandi investitori istituzionali, fondi pensione eccetera, che detenendo questi titoli ad altissimo tasso di interesse garantivano ai loro sottoscrittori delle pensioni molto elevate. Però quella era la via maestra per creare disoccupazione reale, perché per avere questi alti tassi di interesse l'orizzonte temporale delle imprese si riduceva e quindi si assumeva meno gente. Quindi quei lavoratori che beneficiavano di pensioni più elevate grazie ai tassi di interesse più elevati erano la causa della caduta di occupazione e di reddito dei loro compagni, e questo ovviamente ha distrutto la soggettività, direbbe un marxista rivoluzionario, della classe operaia. Scusi se la disturbo ancora. No, mi sta. Ecco, e poi per quello che riguarda l'accesso al mercato primario dei titoli è cambiato qualcosa dopo il divorzio? E un'ultima domanda, promesso, il conto di tesoreria era ancora attivo e come funzionava? Allora, diciamo il mercato primario ha visto dei cambiamenti perché non si fanno più quelle aste che si facevano negli anni 80, per cui sulla parte inevasa tutto interagiva, l'interesse più alto interagiva su tutta l'emissione del giorno, ma si fanno due tipi di aste, per i titoli a breve termine e per i titoli a lungo termine, cioè per i BTP decennali. E sono due tecniche diverse che non salvaguardano compiutamente, diciamo, l'interesse pubblico ad avere tasso di interesse più basso, ma che non sono neanche così devastanti come quelle degli anni 80. Un'altra domanda, cos'era? Il conto di tesoreria. No, praticamente esistono le tesorerie provinciali che raccolgono o garantiscono il tiraggio alle amministrazioni in base a delle regole. Bene. Direi a questo punto, ringraziando il professor Galloni, di dare la parola al dottor Basciu, che ci illustrerà la teoria monetaria moderna di corrispondenza nazionale. Prego. Posso? Sì, prego. Perché è nato il movimento MMT? È nato per questo. Questa è una dichiarazione del vicepresidente del Parlamento europeo di due mesi fa, Isabel Durand. In Europa nulla sembra turbare ciò che è simile a un colpo di Stato silenzioso praticato con il consenso dei 27 capi di Stato e di governo. Questa è una dichiarazione della vicepresidente del Parlamento europeo. Quando è nato il movimento MMT? Vuole l'economia che queste persone ci portano, capire
questa macchina spietata come agisce e perché è la, lei la proprietaria dei nostri destini. Deve avere in mano gli strumenti per fare questa lotta. E ho incontrato due scuole di economia, la Modern Money Theory e i circuitisti. Questi strumenti però ci riportano il potere lì, uno Stato legittimato dai cittadini con una propria moneta sovrana che la spende nell'interesse primario dei cittadini per creare piena occupazione, pieno stato sociale, piena sanità, pieni alloggi, piene infrastrutture e aiuti alle aziende. Gli italiani sono l'unica speranza dell'Europa. Bene, queste erano le immagini del primo dei summit MMT organizzati dal nostro gruppo insieme al giornalista Paolo Barnard in Italia, in cui gli economisti in cui gli economisti MMT sono stati qui in Italia e hanno esposto per 3 giorni di seguito a Rimini i contenuti della teoria MMT. Che cos'è la teoria MMT? È quello che tutte le banche centrali del mondo sanno, è quello che non viene raccontato alle persone, cioè da dove vengono i soldi, come funzionano i soldi. Dopo quelle immagini di quel summit che avete visto, nel mese di ottobre del 2012 ci sono stati altri 2 summit ancora partecipati e finanziati da migliaia di persone. E il risultato di questi altri 2 summit tenuti a ottobre è il programma MMT che avete ricevuto all'ingresso, che è un programma che spiega che cosa deve fare l'Italia per uscire dal sistema euro, riacquisire la sovranità monetaria e che cosa questo comporterebbe in termini di effetti positivi per l'Italia. La MMT quindi è stata la risposta a questo. Questi sono stralci dei giornali che leggiamo tutti i giorni. Questo è in Sardegna la settimana del 9-10 aprile, un suicidio il 9 aprile, il 10 aprile un altro suicidio, quindi queste sono le cose che ormai ci accompagnano quotidianamente. Però adesso facciamo un riepilogo rapido, fra l'altro alcuni punti sono stati già toccati, anche ben messi in luce dal dottor Galloni, e vediamo qual è il contesto in cui si trova l'Italia, quindi si trova anche San Marino. Quali sono i punti principali della MMT, qual è la exit strategy che è la nostra proposta e 10 punti della politica economica MMT. Allora, anzitutto io direi qui di vedere un altro pezzetto di video, perché la prima domanda è: perché dare retta all'MMT, cioè perché stare a sentire quello che dicono gli economisti MMT? Questo economista che vedete qui non è un economista MMT, si chiama Bernard Jeter, è un ex banchiere centrale, è ex presidente del sistema di pagamento elettronico alla Banca Nazionale del Belgio ed è uno dei progettisti dell'Unione Monetaria Europea. Adesso sentiamo che cosa ha
ha detto, gli sta parlando della, degli economisti MMT. Vediamo, ecco. Chartalist. Interesting, isn't it? The Chartalist School exists in the 1920s. It's still active. It's producing a lot of journals and articles, and, which you never hear of. And which you'll never find mentioned in Samuelson or anybody else, in any of the schools that we talk about. Why? They actually show that it is possible to have a monetary system that produces full employment and price stability, but at the condition you cross the wire, that the government issues the money. Taboo, taboo. Nobody talks about it. Okay? The guys are currently living in the University of Missouri of Kansas City, which is equivalent to what the Soviet system used for, I would say, Siberia. You send people there, you never want to hear of again. And you make sure that they never can get a feedback to Obama or anybody else. Right? So, it is now possible, the full employment and low inflation. Academically, that school has not been challenged. And from what I study on it, they're right. Okay? Now, let me go a step further here. I don't agree with them for another reason, which I'll explain to you in a few minutes, which is the systemic nature. It's what they really do is change the driver. Instead of Jason, they put, you know, Jack, right? The government instead of the private sector, the same system. To me, that's still not the solution. Now, how many of you know the difference between the Nobel Prize of Economics and the other Nobels? Anybody? Yes, what is it? Oh, what's irregular about it? That is a sufficient answer. Yeah, you're absolutely right. Okay. Now, Paul Krugman told me personally that it was totally crazy to talk about the money issue. He said, have you not, we were both from MIT, okay? We were graduated in the same school. We had the same professors, right? And what he told me, didn't they tell you? Never touch the money system. Never touch the money system. We touch everything else. Never touch the money system. And the reason is there. You will not be invited in the right places, and you can kiss goodbye on the Nobel on anything else. That is worthwhile getting. You're killing yourself academically if you touch the money system. And the way it's enforced is, among others, to this Nobel game. That's just one example. Two for all the other. Okay? And it's done very cleverly. Because the reward for economics, there was a lot of Nobel Prize for economics, it doesn't exist. It is the price of the Riksbank prize for the, in honor of Alfred Nobel. And it's paid for by the central bank, and it's decided by the board of the central bank. So, this is literally the same thing as saying, we'll put Microsoft Bill Gates in charge of the future of computing, right? See the point? So we start seeing the layers of blindness that we're creating here. Finally. Quindi, ecco perché qui a pochi chilometri da voi, sono 20 minuti d'acqua, sono stati tenuti nel 2012 quelli che sono stati i più grossi seminari di macroeconomia tenuti al mondo, probabilmente con la partecipazione di migliaia di persone in un palasport, e non ne avete letto una riga sui giornali. Nessun giornale ha scritto nulla, nessuna TV ne ha parlato. Ecco, il motivo è questo. Allora, quali sono i principi guida della Mosler Economics MMT e quindi del programma MMT? Sono questi tre: il capitalismo, la finanza funzionale e la piena occupazione. Il capitalismo, che
sviluppato da George Knapp, parliamo ormai dell'Ottocento, che cosa ci dice la scuola cartarista? Ci dice che lo Stato è un soggetto molto particolare e diverso da tutti gli altri. Lo Stato ha il potere di stabilire con quali pezzi di carta si pagano le tasse all'interno dei suoi confini. E questo è un qualcosa che ha delle ripercussioni molto importanti, perché è come se io adesso vi chiedessi di lavorare per me in cambio di uno di questi biglietti da visita. Ok, questi sono dei pezzi di carta che non hanno nessun valore intrinseco. Se li trovate per terra, non vi chinate neanche a raccoglierli per vedere che cosa c'è scritto. Ma se io vi dico che l'unica uscita da questa sala è quella per la porta, c'è un uomo con un mitra che lavora per me e che vi chiede, per permettervi di uscire, che voi gli consegnate uno di questi biglietti da visita, voi dopo un pochino di tempo vi convincete a lavorare per me. E quindi a quel punto, io con l'aiuto dell'uomo con il mitra, vi ho convinti a trasferire le vostre ricchezze reali, che è l'ora del vostro lavoro, a me, in cambio di uno di questi biglietti da visita che non ha nessun valore intrinseco. Quindi io posso stabilire che pago un'ora del vostro lavoro con uno di questi biglietti da visita. E voi accettate, perché necessariamente dovete pagare una tassa che io impongo su tutti voi, che è quella che riscuote l'uomo con il mitra che sta lì fuori. Quindi io con questo sistema, che fa parte delle mie prerogative che mi sono state conferite da voi, con questi biglietti di carta che non valgono nulla, attivo la ricchezza reale che voi potete mettere a disposizione della collettività. Notate una cosa molto importante: se io non spendo per primo questi biglietti da visita, l'uomo con il mitra lì fuori non li può raccogliere. Io qui dentro sono il monopolista di questi biglietti da visita, sono l'unico soggetto che li può creare. Nessuno di voi può creare questi biglietti da visita. Quindi io li posso creare, li devo necessariamente spendere per primo per poi poterli raccogliere con le tasse in un secondo momento. Un'altra cosa importante: io non ho la necessità di raccogliere, e neanche potrei raccogliere prima i biglietti da visita con le tasse e poi spendere, ma è esattamente il contrario. Quando sono io che creo i biglietti da visita, prima devo spendere e dopo raccolgo le tasse. Una volta che ho raccolto i soldi delle tasse tramite l'uomo con il mitra, io quei soldi fisicamente li distruggo. Io non ho bisogno di riprendermi indietro quei soldi per poter spendere. Il senso dell'uomo con il mitra non è raccogliere i soldi e riportarli da me. Il senso dell'uomo con il mitra è conferire valore a qualcosa che altrimenti non avrebbe valore. Ok, questo è il senso del cartarismo. Una cosa molto importante: se qui dentro ci sono 60 persone e ciascuno di voi è disponibile a lavorare per un'ora, e quindi io devo spendere per comprare il lavoro di tutti 60 biglietti da visita, che cosa può succedere? Può succedere che ci sia qualcuno di voi che ha una propensione al risparmio, quindi vuole lavorare un po' di più e vuole risparmiare, e decide di lavorare per 2 ore anziché un'ora. A quel punto io spenderò 61 biglietti da visita, no? 60, uno per ciascuno, più c'è questa persona che vuole risparmiare, lavora un po' di più, e quindi lo pago con un biglietto da visita in più, compro un'ora di lavoro in più. Quindi ho speso 61 biglietti da visita. Quando voi tutti uscite dalla sala e pagate il vostro biglietto da visita di uscita all'uomo con il mitra, l'uomo con il mitra raccoglierà 60 biglietti. Ok? Quindi io ho speso 61 biglietti e ne ho raccolti 60. A questo punto io sono in deficit di un biglietto. Ok, ne ho creati 61 e ne tornano indietro 60. Il mio deficit dove è andato a finire? È nelle mani della persona che ha risparmiato, che ha lavorato per 2 ore e ha risparmiato un biglietto. Quindi il mio deficit,
il mio deficit come Stato, perché io in questo momento sono lo Stato, diventa il risparmio del settore privato, che siete voi. Voi siete cittadini, siete imprese, siete famiglie. Quindi se sono io il soggetto che crea e che spende questi biglietti da visita, il mio deficit diventa la vostra ricchezza. Letteralmente. Le cose possono cambiare se io mi autoimpongo dei limiti, oppure addirittura se io decido che, siccome sono stato troppo corrotto e troppo spendaccione, questi biglietti da visita, anziché crearli dal nulla come ho fatto fino ad adesso, li vado a prendere in prestito da qualcuno che si chiama mercati. Perché che cosa succede? Succede che se i biglietti da visita non li creo più io dal nulla, ma li devo prendere in prestito, quando ne prendo in prestito 61, ne devo restituire 61 più il tasso di interesse. Quindi non può più esistere il mio deficit che diventa il vostro risparmio. Devo spendere 61 e prelevare 61, e nel settore privato che siete voi resta zero come risparmio, come ricchezza. E questa è esattamente la situazione in cui si trovano gli stati dell'area euro, che non possono più creare e spendere la propria moneta creandola dal nulla. La moneta fiat, l'MMT, analizza e spiega semplicemente come funziona la realtà, come funziona la moneta fiat. Fiat viene dal latino, e latino sta per creata dal nulla, moneta che viene dal nulla, esattamente come io creo dal nulla questi biglietti da visita. Ma se non sono più io a crearli e li devo prendere in prestito, succede questo, che io li devo spendere e una stessa quantità la devo riprendere indietro, perché la devo restituire a chi me l'ha prestata. Poi vedremo un pochino meglio come funziona. Comunque tutto questo è stato già spiegato nei suoi punti principali, non 2 mesi fa, ma dal cartalismo nell'Ottocento. La finanza funzionale sviluppata da Palermo, e quali sono i punti principali della finanza funzionale? Basandosi sul fatto che lo Stato è un soggetto diverso dagli altri, la finanza funzionale riconosce che lo Stato deve porsi delle finalità che sono differenti da quelle che si pongono gli altri attori nel sistema economico. Okay? Quindi lo Stato deve porsi la finalità di ottenere il benessere della collettività, fondamentalmente. E come fa lo Stato a ottenere il benessere della collettività? Lo fa dosando la spesa a deficit e dosando la tassazione in maniera tale che venga ridotta al minimo possibile la disoccupazione e che ci sia il godimento dei diritti sociali per le persone. Il concetto di debito per lo Stato, e questo è quello che è spiegato dalla finanza funzionale riprendendo i principi del capitalismo, è profondamente diverso dal concetto di debito per un soggetto privato. Okay? Il soggetto privato non è un soggetto, una famiglia, un capofamiglia, un'impresa, non è un soggetto che può creare la moneta che lui stesso spende, mentre lo Stato sì. Quindi il concetto di debito, di registrazione di tutti questi deficit in cui lo Stato incorre, è un concetto puramente contabile, che non limita in qualche modo la capacità di spesa e di azione dello Stato. Per cui i principi che guidano l'azione dello Stato non devono essere il pareggio di bilancio o dei principi di pura contabilità, a cui lo Stato non è vincolato, ma devono essere appunto i principi della finanza funzionale. Il punto cardine di quella che è la finanza funzionale è la piena occupazione. John Maynard Keynes è stato l'economista che ha focalizzato la grandissima parte del suo lavoro sui concetti di piena occupazione e dei disastri, diciamo così, incontro a cui va normalmente, nella sua normale vita, un sistema capitalistico. Anzitutto un sistema capitalistico, un sistema monetarizzato, è un sistema che crea disoccupazione intrinsecamente. Cioè il concetto di disoccupazione è un concetto che non esiste nelle società non monetarizzate. È un qualcosa che è esclusivo e tipico delle società monetarizzate e delle società capitalistiche. Inoltre il sistema capitalistico, lasciato a sé stante, non si autoregola, come invece ci sono delle diverse scuole di economia che hanno sostenuto questo punto qui, cioè dicevano no, il sistema
capitalistico il mercato si autoregola, no? Keynes ha spiegato, ha messo in evidenza quello che poi è quello che stiamo vivendo, che il sistema capitalistico da solo non si autoregola, crea disoccupazione, crea dei cicli, delle bolle, dei crack, fallimenti, che poi tradotto diventano sofferenze, diventano dei disastri sociali. In questo contesto lo Stato è il soggetto che con le sue prerogative può intervenire con la spesa pubblica per riattivare l'economia quando va, diciamo così, in cortocircuito. Quando si blocca, lo Stato può spendere per realizzare interventi che siano interventi utili per la collettività e riattivare così contestualmente l'economia. Weingold è uno degli economisti alla base dell'analisi MMT, è stato anche uno degli economisti che sconsigliarono alla Gran Bretagna di aderire al sistema euro. E scrisse nel 1997 queste cose: le nazioni dell'euro non solo rinunceranno alla propria moneta sovrana, ma anche alla loro capacità di spesa. Con l'unione monetaria i governi non potranno più essere finanziati dalla banca centrale e dovranno prendere in prestito sui mercati aperti. Questo rischia di essere troppo costoso per loro e persino impossibile. Le restrizioni di budget a cui queste nazioni si sottopongono infliggeranno una depressione economica all'Europa che essa non potrà risolvere. Tutto questo è stato discusso in Gran Bretagna nel momento in cui la Gran Bretagna doveva decidere se aderire oppure no al sistema euro. Di tutto questo in Italia voi non avete mai sentito il minimo cenno, quindi questo va sicuramente a merito degli organizzatori di questo incontro qui, perché quello che sta succedendo a San Marino, cioè che si cerca di discutere di cosa voglia dire per San Marino entrare in Europa, aderire al sistema Unione Europea, in realtà in Italia sapete benissimo che non è avvenuto per niente. Chi sono gli estensori del programma MMMT? Warren Mosler, che è il padre della scuola della Mosler Economics, Alain Parguet, che è stato negli anni '80 consigliere, ha fatto parte dello staff di François Mitterrand, Matthew Forstater, che è stato uno degli economisti che hanno supportato l'Argentina dopo il crack del 2001 e applicando, fra l'altro poi in misura piuttosto parziale, i principi MMT ha predisposto insieme all'Organizzazione Internazionale del Lavoro un piano di pieno impiego che è stato applicato dal governo argentino tra il 2002 e il 2005, che ha riattivato in modo piuttosto marcato il mercato interno e ha contribuito in modo sensibile a portare la disoccupazione in quel paese da circa il 30% in cui era arrivata nel momento del crack a una cifra che oscillava intorno al 10%, una percentuale che oscillava intorno al 10%. Quando nasce la Mosler Economics? Di base la Mosler Economics nasce nei primi anni 90. Warren Mosler, che è colui che l'ha sviluppata per primo, veniva negli anni 90 da una storia personale ormai ultra ventennale come speculatore finanziario. Lui gestiva fondi di investimento e lavorava nel mercato del debito pubblico. All'inizio degli anni 90, qui cerco veramente di riassumerla in modo molto, molto brutale, che cosa succede all'Italia? L'Italia ha un elevato debito pubblico, emette dei titoli di Stato che hanno un rendimento molto elevato per tutte le dinamiche di cui ha già parlato il professor Galloni, viene diffuso un rapporto firmato da uno degli economisti che allora erano fra i più influenti sulla scena internazionale, si chiamava Rudy Dornbusch, era l'economista che in quell'epoca scriveva i libri di testo su cui si studiavano in tutte le università italiane. Io stesso all'epoca ho studiato sui libri del professor Dornbusch. Rudy Dornbusch disse: l'Italia sicuramente darà default almeno parziale sul debito pubblico emesso, cioè non riuscirà a ripagare i titoli di Stato che ha emesso. Warren Mosler, che aveva appunto nel corso di ormai decenni aveva analizzato di sistemare le parti di muratura ammalorate, iniezioni consolidanti, realizzazione di
diciamo volgarmente, di impacchettamenti con betoncino armato con reti elettrosaldate, e poi eliminazione della vulnerabilità degli archi, che sono strutture spingenti, quindi male si adattano agli edifici che devono rispondere ad azioni sismiche, quindi cercare di eliminare la spinta con catene oppure con altri sistemi di analoga efficacia, l'utilizzo, come si faceva un tempo, di frenelli, cosiddetti frenelli, che sono poi muretti che vengono realizzati all'estradosso delle volte degli archi, oppure l'utilizzo di sistemi innovativi come appunto nastri in fibra di carbonio, fibra di vetro. Quindi il concetto poi è questo: se un arco tende a deformarsi in un certo modo, ha certo cinematismo, ha formazione di cerniere alle reni e in chiave, si utilizzano questi sistemi, quindi questi nastri, per cercare di ridurre questo tipo di cinematismo. Oppure si possono utilizzare altri sistemi come nastri post-tensionati in acciaio, utilizzo di cerchiature, sistemi di, anche in questo caso, di contenimento con nastri post-tensionati, sistema CAM. Questa è un po' scura. Comunque intervento sulle fondazioni, cercare di consolidare le fondazioni con cordoli di rinforzo, oppure quando si vanno a fare nuovi varchi o allargare varchi nelle murature, pensare sempre che bisogna cercare di ripristinare la rigidezza, la resistenza, la duttilità con l'inserimento di adeguati telai di cerchiatura. Riguardo alla vulnerabilità dei singoli oggetti, io direi che questo è un po' tutto, adesso non ci possiamo dilungare. Ci terrei solo a dire un paio di cose sulla vulnerabilità a scala urbana, perché poi la vulnerabilità del singolo edificio si tramuta anche in una vulnerabilità ovviamente a scala urbana. E, ad esempio, proprio dopo il terremoto di Lisbona del 1755, Rousseau scriveva a Voltaire questa cosa, diceva: restando al tema del disastro di Lisbona, converrete che per esempio la natura non aveva affatto riunito in quel luogo 20.000 case di 6 o 7 piani, quindi il problema della concezione urbanistica, della progettazione e dello sviluppo urbanistico del territorio. È chiaro che su un centro storico ormai non possiamo fare più nulla, no? Questo è il centro di San Marino, vedete che vie strette, edifici che hanno una certa età, quindi lì dobbiamo intervenire riducendo la vulnerabilità dei singoli fabbricati, perché questo è quello che è accaduto ad esempio in Umbria. Qui siamo all'Aquila, ancora all'Aquila, anche in questo caso siamo all'Aquila, vedete addirittura le vie della città sprofondate, e qui uno dice: beh, io mi faccio la casa antisismica, però poi la fa vicino a una rupe che non è antisismica e subisce questi effetti. Quindi attenzione anche al contesto, insomma. Vulnerabilità delle reti viarie, qui è l'Aquila, queste sono tutte immagini dell'Aquila, quindi crisi di paramenti murari con crisi del manto stradale. Andiamo avanti. Quindi l'importanza del piano d'emergenza: il piano d'emergenza parte a monte dall'analisi di vulnerabilità dei singoli edifici, locale, delle reti, e da lì che si deve partire. Italiano è che in quel momento era il ministro del tesoro in Italia, quindi Warren Mosley discusse della sua analisi con l'allora ministro del tesoro in Italia, che concordò in pieno sull'analisi di Mosley. Sì. Ho detto Silvio Spaventa, professor Luigi Spaventa. No, è sicuramente un lapsus, perché si presentò poi alle elezioni contro Silvio Berlusconi, nelle prime elezioni in cui si candidò Berlusconi. Quindi Mosler, che cosa fece? Fatto questo enorme acquisto di titoli di Stato italiani, e infatti poi dimostrarono che Mosler aveva avuto ragione, perché l'Italia saldò regolarmente il debito emesso, quindi la sua analisi del funzionamento del sistema monetario si dimostrò corretta. Effettuò la stessa operazione in Giappone con lo stesso successo. Dopodiché scrisse un documento che si chiama Soft Currency Economics, economia delle valute flessibili, in cui lui spiega come funzionano i sistemi monetari moderni sganciati dal gold standard, cioè i sistemi in cui lo Stato, e questo accade a tutti gli stati sovrani dal 1971 in poi, possono creare e spendere tutta la valuta che hanno necessità di creare e spendere.
Quindi dei due summit vi ho già parlato, il movimento MMT in Italia adesso, che si è coagulato intorno a Paolo Barnard, che è stato il primo divulgatore dell'MMT in Italia, scrivendo il suo saggio Il più grande crimine, adesso si concretizza in tutti questi punti che vedete qui, che sono le regioni in cui esistono dei gruppi di studio e divulgazione della MMT in Italia. Allora, che cosa potrebbe accadere a chi oggi decide di posizionarsi fuori dal sistema Unione Europea, dal sistema euro? Potrebbe succedere qualcosa di brutto, di sgradevole, ad esempio crollo della produzione industriale, aumento della disoccupazione, sofferenze bancarie, aumento dei debiti privati, crollo del risparmio, deprezzamento delle società di rilievo. Queste sono tanti disastri che potrebbero accadere. Beh, in realtà tutte queste sono cose che sono già accadute, sono cose che sono in corso. Vediamo adesso qualche dato, ovviamente tutto riferito all'Italia. Questo è l'indice della produzione industriale dell'Italia e dei principali paesi italiani, fatto 100 il 2005, partendo dal 2001 e arrivando al 2012. Questo indice valeva 105 all'inizio del 2001 per l'Italia, che è questa linea nera, e valeva 85 sul finire del 2012. È andato ancora in peggioramento da quando è stata fatta questa rilevazione. Lo stesso dicasi per anche gli altri paesi che sono presentati in questa rilevazione, tranne che per la Germania. Il valore indice della produzione industriale della Germania nel 2001 era 95, nel 2012 era 110. La disoccupazione. In Italia c'è stato un incremento della disoccupazione in poco più di un anno pari a più 50%. Cioè c'erano 2 milioni di disoccupati, adesso ci sono 3 milioni di disoccupati. Quindi i numeri che voi sentite come percentuali, il numero che diventa 10,7%, poi 11, poi 11,2, i numeri concreti, le persone concrete sono da 2 milioni di disoccupati a 3 milioni di disoccupati, a cui si aggiungono circa altri 3 milioni di lavoratori che sono classificati come scoraggiati. Cioè sono lavoratori disoccupati da così tanto tempo che neanche cercano più un lavoro, quindi sono 6 milioni di persone che sono forza lavoro che è fuori dal mercato del lavoro. Il credit crunch. Allora, che cos'è il credit crunch? Il credit crunch è una cosa molto semplice. Tutte le piccole e medie imprese non hanno normalmente scorte di liquidità. Lavorano utilizzando i fidi bancari, gli scoperti bancari. Con questi scoperti pagano gli stipendi, pagano i fornitori, quindi ad esempio una piccola impresa magari ha uno scoperto con la sua banca d'appoggio di 30.000 euro. Credit crunch è la banca che chiama il titolare dell'impresa e gli dice: guarda, siccome tu l'anno scorso hai fatturato meno 10% rispetto a quello che fatturavi prima, dal mese prossimo il tuo scoperto non è più di 30.000 euro, ma diventa di 15.000 euro. E quindi l'imprenditore in un mese, 40 giorni, deve trovare questi 15.000 euro di cui rientrare rispetto alla banca. E questo è quello che accade quotidianamente. Quindi gli imprenditori che si suicidano normalmente sono persone che devono affrontare questo tipo di problematiche. Questi dati che vedete qui illustrano l'andamento dei prestiti alle imprese a partire dal 2008, qui ci fermiamo a luglio del 2012, anno su anno, quindi vedete che tra il 2008 e il 2009 c'è questa contrazione del credito bancario che poi si riprende e poi di nuovo va al di sotto dello zero, quindi rispetto all'anno precedente le banche prestano sempre meno soldi. Questo perché le banche sono dei soggetti prociclici. Le banche, quando le cose vanno bene, prestano i soldi a tutti. Quando le cose vanno male, non prestano i soldi neanche ai soggetti a cui in realtà li dovrebbero prestare. La propensione al risparmio. Qui partiamo dal 1990, quindi che cos'è la propensione al risparmio? Fatto 100 il reddito della famiglia, nel 1990 la famiglia risparmiava il 21,6% del reddito.
nel 2012, fatto 100 il reddito della famiglia, la famiglia risparmia il 4,4%, per cui siamo passati dal 21,6% al 4,4%, cioè il risparmio delle famiglie sta lentamente scomparendo. Questo è un altro, un'altra forma per leggere il dato che abbiamo appena visto e rappresenta, sono dei dati Banca d'Italia, il cumulo praticamente del risparmio privato pregresso, la ricchezza delle famiglie italiane e le sue componenti. Vedete che aumenta fino al 2007, dopodiché si ferma. Questa barra rossa che vedete qui sotto lo zero è l'indebitamento medio delle famiglie. Anzi, questo è il dato cumulato, e questo è invece il dato espresso come indebitamento medio, che è passato dal 2000 al 2012, ha fatto più 140%. Quindi le famiglie in 10 anni sono andate a indebitarsi più 140% rispetto al 2000, prima dell'introduzione del sistema euro. Il deprezzamento delle imprese, questo è l'indice FTSE MIB, che ci dice in pratica, anche qui lo semplifico, quanto valgono in borsa le più grosse aziende italiane quotate, quindi parliamo di gruppi come Eni, Enel, Terna, Saipem e così via. Questo indice valeva nel 2000 40.000 punti, il dato a fine del 2012 era di 15.764 punti, quindi meno della metà. I numeri, fermiamoci adesso al 2012, Mario Monti ha iniziato a salvare l'Italia a fine del 2011, mentre salvava l'Italia, che cosa è successo? Tasso di disoccupazione giovanile che è arrivato a quasi il 40%, numero dei disoccupati, ne abbiamo parlato, contrazione nell'ordine del 2-3% sul reddito delle famiglie, spesa, investimenti, meno 7,3%, l'indice produzione industriale meno 7%, contrazione del credito, aumento delle sofferenze bancarie, quindi quello che dicevamo, cioè imprese, famiglie che non riescono a restituire i soldi che devono al sistema bancario, aumento nell'ordine di più 16,7%, rapporto debito pubblico PIL che è peggiorato, è passato da 120,7% a 126,4% e così via. Nonostante questo, quindi in questo scenario catastrofico, le entrate tributarie in aumento del 4%. Quindi adesso cerchiamo di capire se esiste una connessione tra questo impoverimento del settore privato e le entrate tributarie che invece sono in aumento del 4%. Cioè il settore privato, il settore non governativo diventa più povero, il settore governativo incassa più soldi come tasse. E nonostante questo, nonostante quello che abbiamo, punti che abbiamo già toccato, cioè il fatto che l'Italia per 20 anni abbia incassato più tasse rispetto a quanto ha speso come spesa pubblica, nonostante questo il debito pubblico cumulato per effetto di quello che è avvenuto nel 1981 ha continuato a avere una tendenza crescente, è sempre in aumento. Vedete, questo è l'andamento del debito pubblico italiano cumulato. L'Italia si trova oggi in piena spirale deflazionistica. Che cos'è la spirale deflazionistica? Una situazione di contrazione dei consumi, calo della produzione, che cosa porta con sé? Aumento della disoccupazione e il credit crunch. Ma aumento della disoccupazione significa che poi sul mercato ci sono ancora meno soggetti che hanno un reddito da spendere. E quindi questo a che cosa porta? Diminuisce anche la base imponibile per lo Stato, quindi lo Stato deve tassare di più i soggetti che sono ancora tassabili, aumentano le sofferenze bancarie, aumenta il carico fiscale e l'indebitamento dello Stato. Lo Stato come ha risposto a questa situazione? Con le misure di austerity, cioè tagli alla spesa, ulteriore contrazione della domanda, ma le misure di austerity portano a ulteriore calo dei consumi e quindi la spirale si rimette in moto dall'inizio e la situazione si avvita su se stessa e peggiora sempre di più. Che è quello che sta succedendo nelle zone economicamente più depresse, chiaramente gli effetti sono arrivati prima, nelle zone economicamente più ricche, quindi con
sistemi economici più solidi, come può essere anche la stessa Emilia Romagna, l'Italia centrale in cui è inserita San Marino, gli effetti arrivano leggermente traslati nel tempo, ma arrivano anche qui. Allora, che cosa succede dopo il 1971? Quindi ricordiamo rapidamente alcuni punti già toccati. Fino al 1971 c'era questa cosa che si chiamava gold standard, cioè gli stati non potevano creare tutti i soldi che volevano, dovevano avere un certo quantitativo di riserve auree detenute. Dopo, nel 1971, il presidente Nixon, non per nobili motivi, ma semplicemente perché c'era una guerra in corso e aveva necessità di poter spendere tutti i soldi di cui gli Stati Uniti avessero necessità in quel momento per finanziare la guerra in corso, svincola il dollaro da loro e segna la fine del gold standard. Da quel momento gli Stati Uniti, a cascata, tutti gli altri stati che avevano le proprie valute ancorate alla valuta statunitense, per spendere non devono più controllare se hanno delle riserve aurifere, possono creare tutta la moneta di cui hanno necessità. E che cosa vuol dire questo? Allora, uno Stato che può creare ricchezza finanziaria per il suo paese, che cosa può fare? Prendiamo la Gran Bretagna. Vuole costruire un ospedale o vuole manutenzionare una ferrovia. Non deve chiedere i soldi ai mercati. Ok, i soldi, la fonte dei soldi è la Banca d'Inghilterra e la spesa dello Stato della Gran Bretagna. Lo Stato crea i soldi dal nulla e li spende, quindi commissiona l'intervento a un'impresa che effettua l'intervento di manutenzione sulla ferrovia. Spende 100, l'impresa trattiene 20 come utile d'impresa per sé e paga dei dipendenti e paga dei fornitori. Ok, quindi 20 più 20 più 20 più 20 più 20. In un secondo momento lo Stato tassa. Di quanto tassa? Tassa di 50, quindi tassa ciascuno di questi soggetti di 10. Il risultato finale per lo Stato è un deficit di 50, il risultato finale per il privato è un risparmio finanziario di 50. Ciascuno di questi soggetti ha incassato 20 e ha pagato 10 di tasse. Quindi lei tiene 10, lui tiene 10, 10, 10 e 10. Totale 50. Quindi il deficit dello Stato diventa il risparmio finanziario del settore privato, esattamente come abbiamo visto prima. E alla collettività che cosa resta? Resta questo. Lo Stato mette in piedi tutto questo sistema perché lo Stato può agire solo se può spendere. Gli Stati agiscono e operano solo ed esclusivamente con la spesa. Se lo Stato non può spendere, non può agire. Quindi allo Stato, alla collettività resta questo. Cosa succede a chi non può creare questa ricchezza? Prendiamo l'Italia, che deve manutenzionare anche l'Italia una ferrovia. Deve chiedere i soldi in prestito ai mercati. L'Italia non può creare e spendere i soldi da nulla. Quindi prende questi soldi in prestito, in questo caso da Deutsche Bank, che è uno dei soggetti che acquistano i titoli di Stato sul mercato primario, cioè letteralmente sono i soggetti che prestano i soldi agli Stati. Spende questi soldi presi in prestito, quindi commissiona l'intervento, l'impresa trattiene per sé 20 come utile d'impresa, paga gli operatori, quindi 20, 20, 20 e paga i fornitori 20. Ma a questo punto lo Stato ha un problema, deve fare il pareggio di bilancio. L'Italia si è impegnata da quest'estate a fare il pareggio di bilancio. Cosa vuol dire fare il pareggio di bilancio? Spendo 100 e prelevo 100 come tasse. Quindi qui lo Stato spende 100, lo Stato tassa per un importo pari a 100, il risultato per lo Stato è il pareggio di bilancio, il risultato per il privato è questo. Cioè una pressione fiscale che non può essere compressa, incomprimibile, perché lo Stato si è autoimposto questi impegni, questo impegno che si chiama pareggio di bilancio. Ma non finisce qui, perché questi soldi
ricordate, li avevamo presi in prestito, lo Stato li aveva presi in prestito, quindi deve restituire i soldi e deve restituire anche il tasso di interesse che era stato stabilito dai mercati. Lo Stato non ha la capacità, la possibilità di stabilire lui il tasso di interesse adesso. Prima sì, fino al 1981 sì, adesso non più. Quindi per restituire questi soldi che cosa farà? O aumenta le tasse o vende qualcosa o privatizza la gestione di qualcosa, che può essere le ferrovie, possono essere ad esempio qualcosa di cui voi sicuramente non avete minimamente conoscenza, che è la gestione delle carceri. Voi dovete sapere che da quest'anno lo Stato ha stabilito, da gennaio 2012, che nei sistemi di project financing la costruzione delle nuove carceri potrà prevedere come retribuzione per il soggetto che ha costruito il carcere una tariffa corrisposta a questo soggetto qui in cambio della gestione del carcere. Questo è stato inserito nel decreto Salva Italia. Le società, in particolare c'è questa GS4 PNC, che è una società, una multinazionale, che gestisce sicurezza privata ed è quotata nella borsa di Londra, negli ultimi tre anni ha visto praticamente triplicare il valore delle proprie azioni in borsa. Questo perché? Perché è un settore in cui gli investitori sanno benissimo che ci saranno degli enormi profitti negli anni a venire. Tutte queste cose sono state suggerite dalle lobby che lavorano a Bruxelles circa 10 anni fa. Per quanto riguarda questo esempio che vi ho fatto delle carceri, c'è stato un suggerimento da una lobby che si chiama Associazione Europea Giuristi d'Impresa nel 2003, che suggerivano agli organi di governo europei di Bruxelles che venisse introdotta negli Stati membri una più spiccata privatizzazione di istituzioni che erano in quel momento pubbliche, come ospedali, carceri, ferrovie e così via. Parlavano proprio esplicitamente delle carceri. Allora, come possiamo analizzare in modo semplificato un sistema economico? Il sistema economico è fatto anzitutto da questi due settori, quindi il settore governativo e il settore non governativo. Quello che abbiamo visto già prima nell'esempio dei biglietti da visita. Il settore governativo sono Stato, regioni, amministrazioni locali, società partecipate. Il settore non governativo sono famiglie e imprese, tutti i privati. Tutto quello che avviene qui dentro come transazioni economiche, come rapporti di debito e credito, ha un risultato finale che è pari a zero, cioè il debito di un soggetto corrisponde al credito di un altro soggetto. A livello aggregato il risultato finale è zero, cioè abbiamo più uno e meno uno. Il governo però, dotato della sovranità monetaria, è il soggetto che ha la capacità di creare ricchezza finanziaria, immetterla qui dentro, in cambio acquisisce beni reali, che sia lavoro, che siano proprio beni concreti, e quindi questo recinto qui, questa scatola qui, aumenta, vede aumentare la propria ricchezza finanziaria. Ok, c'è anche un altro soggetto che potrebbe immettere ricchezza finanziaria qui dentro, che è estero. Chi è estero? Estero è il resto del mondo, tutti quelli che sono fuori dai nostri confini. Ma estero è fatto da soggetti che si pongono come obiettivo quello di massimizzare la loro ricchezza finanziaria a discapito di qualcun altro, perché anche tra estero e gli altri tre settori vale il discorso che se estero fa più uno ci sarà o non gov o gov che deve fare meno uno. Ok? Quindi estero che cosa fa? Cerca di accumulare ricchezza finanziaria. L'unico soggetto che peraltro poi dovrebbe essere controllabile, perché è un'espressione politica di non gov, che può creare ricchezza finanziaria ed effettuare degli interventi che attivino ricchezza reale in favore del benessere della collettività, è gov dotato della propria moneta sovrana, quindi che può creare questa moneta dal nulla, esattamente come abbiamo visto nell'esempio prima. In termini un pochino più analitici, queste cose che vi ho appena raccontato non sono solamente delle elucubrazioni
ho degli esempi. Questo grafico che vedete qui ci mostra i saldi settoriali dell'Italia. Che cosa sono queste righe colorate che vedete qui? Questa riga verde che vedete qui sopra, al di sotto dello zero, qui partiamo dal 92 e arriviamo al 2011, è il deficit dell'Italia anno per anno, a partire dal 92 a finire nel 2011. La riga rossa, quindi l'istogramma rosso che vedete qui su, la barra di istogramma rosso che vedete qui sopra lo zero, è il bilancio del settore privato, cioè quanto il settore privato, imprese e famiglie, risparmia anno per anno. E current account balance con il segno rovesciato è il risparmio praticamente di estero. Ora voi potete vedere che quando il deficit dello Stato tende a diminuire, il risparmio finanziario dei soggetti che sono i suoi interlocutori, quindi il settore privato e il settore estero, tende ad azzerarsi, mentre quando il deficit dello Stato aumenta, questi altri due soggetti hanno la capacità di accumulare risparmio. Il succo qual è? Allora, questo schema funziona così per l'Italia, funziona così per tutti i paesi del mondo. Il succo qual è? Di questi tre soggetti, quindi Stato, settore privato e settore estero, se uno si arricchisce, se uno accumula ricchezza, ci deve essere almeno un altro che si impoverisce, che gli dà questa ricchezza qui. Quindi la differenza tra quello che era il sistema lira e quello che è il sistema euro, qual è? Con il sistema lira il debito pubblico era la ricchezza del settore privato ed era una registrazione contabile per lo Stato. Okay, non era un reale debito verso qualcuno, un debito da restituire. Con il sistema euro il debito per lo Stato diventa un debito reale. Lo Stato è diventato un soggetto che, come se fosse un privato, una famiglia, deve chiedere i soldi in prestito e poi deve restituire questi soldi a chi glieli ha prestati. Con la lira le tasse e i titoli di Stato non finanziavano la spesa pubblica, nonostante quello che c'è sempre stato raccontato per anni e anni, ma tecnicamente non finanziavano la spesa pubblica. Con l'euro le tasse e i titoli di Stato finanziano la spesa pubblica, per quello che abbiamo detto, cioè lo Stato deve raccogliere i soldi. Lo Stato con la lira non poteva finire i soldi, quindi non poteva essere obbligato a fare default. Con l'euro tecnicamente lo Stato potrebbe finire i soldi. Ok? Con la lira lo Stato fissava il tasso di interesse, mentre con l'euro lo fissano i mercati. In termini di economia reale, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che con la lira lo Stato poteva investire e ha investito, al netto di tutte le storture che ci sono state nel corso della storia, ci sono state sotto varie forme di corruzione, di impatti ambientali e così via, ma lo Stato era uno Stato che investiva e lo Stato avrebbe potuto ottenere la piena occupazione, perché qual è il corollario del fatto che lo Stato può creare e può spendere? Lo Stato può spendere e può acquistare tutto quello che è in vendita nella moneta di cui lui è il monopolista. Tradotto, questo vuol dire che se ci sono dei disoccupati che sono disponibili a lavorare in cambio di, abbiamo fatto l'esempio della Gran Bretagna, in cambio di sterline inglesi, la Gran Bretagna, se volesse, potrebbe assumerli tutti e pagarli in sterline inglesi, perché la Gran Bretagna non può finire le sterline. Quindi lo Stato che crea i soldi dal nulla, che ha la sovranità monetaria, può ottenere la piena occupazione. Il problema dell'Italia oggi qual è? Sicuramente che l'Italia non può investire, non può ottenere la piena occupazione, e l'elevato risparmio accumulato in precedenza, che è il corrispettivo di un altrettanto elevato debito pubblico, genera una mole enorme di interessi passivi in una moneta che per l'Italia è una moneta estera, cioè euro. Sono dei soldi che l'Italia appunto deve procurarsi tassando o prendendoli in prestito. Quindi la gerarchia del funzionamento dei sistemi monetari è questa qui. Con la moneta sovrana in cima alla piramide ci sono governo e banca centrale che hanno questa capacità
di creare i soldi e di spenderli nel settore privato. Nel settore privato ci sono dei soggetti che emettono tra di loro dei rapporti reciproci di debito e credito. Quando voi andate a chiedere un prestito per acquistare un'auto, in quel momento sì, ci sono dei soldi che circolano perché voi andate ad acquistare l'auto, ma esiste anche un rapporto di debito-credito che prima non esisteva. Le tasse in questo sistema qui distruggono letteralmente moneta, le tasse del governo centrale. Nel sistema euro le cose sono completamente stravolte. Qui sopra non c'è più lo Stato, c'è la Banca Centrale Europea che immette gli euro nei mercati dei capitali privati, lo Stato è qui dentro, vedete, in mezzo a tutti gli altri, quindi si deve finanziare, deve prendere i soldi in prestito e deve prelevare i soldi con le tasse che a questo punto gli servono per finanziarsi. Le politiche imposte dall'Eurozona, a questo punto abbiamo dei risultati concreti, dei documenti ufficiali su che cosa sta imponendo l'Eurozona a tutti gli stati, non solo all'Italia. Una depressione artificiosa dell'economia reale italiana. Le politiche imposte da Unione Europea e Banca Centrale Europea di fatto mantengono dei livelli di disoccupazione drammaticamente elevati. In Europa in questo momento ci sono 20 milioni di disoccupati. 20 milioni di disoccupati equivale a un terzo della popolazione dell'Italia. Quindi in questo momento in Europa ci sono 20 milioni di disoccupati ed è un numero che aumenta. Non ci sono in Europa al momento pericoli inflattivi che giustifichino questa contrazione, queste politiche di austerity. Queste politiche sono di fatto subite dalla popolazione italiana in forza di trattati fondanti che sono andati a modificare delle sovranità costituzionali senza passare attraverso procedure costituzionali. Cioè la Costituzione italiana è stata stravolta ed è stata subordinata a questi trattati sovranazionali europei senza seguire le procedure che dovevano essere seguite. Tutto questo sistema Banca Centrale Europea, Unione Europea, non è un incidente di percorso, non è qualcosa che è successo per caso. Si basa su ideologie economiche ben precise, di cui potete trovare i riferimenti in qualsiasi documento di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Andate a vedere la bibliografia e vedete chi sono gli economisti di riferimento. E sono gli economisti neoclassici e neoliberisti. Che cosa dicevano queste scuole economiche in pratica? Dicevano che la moneta è una merce che deve restare scarsa per non perdere valore. Quindi più scarsa è meglio è. Più la moneta resta scarsa, più è preziosa. E quindi il sistema Banca Centrale Europea, Unione Europea, è stato costruito per realizzare questa scarsità perfetta, questo gold standard artificiale. Quindi rendere la moneta un bene sempre più scarso e sempre più prezioso. Le politiche di Mario Monti, che hanno deliberatamente realizzato tutto questo, intendono realizzarlo ancora, perché abbiamo visto che le ha poi inserite in questa agenda Monti, a nostro avviso sono da considerare un crimine contro l'umanità. Sappiamo tutti benissimo che cosa sta comportando la disoccupazione, la distruzione del sistema economico italiano, come sta avvenendo giorno dopo giorno. Quanto costa questo sistema così assurdo? Allora, qui vediamo qualche numero. Tutto il sistema in Italia dei costi della politica costa 6 miliardi di euro l'anno. Ok? Quindi lì dentro che cosa c'è? Ci sono tutti i costi per tutte le assemblee elettive esistenti in Italia. Parlamento, Senato, regioni, province, comuni, circoscrizioni e così via. Il sistema Unione Europea quanto costa? Come pagamento di interessi passivi 80 miliardi di euro l'anno. Come rientro nei parametri europei, quindi riduzione del debito pubblico, 45 miliardi di euro l'anno. Quindi il sistema Unione Europea
costa all'Italia 125 miliardi di euro l'anno. I costi della politica sono 6 miliardi di euro l'anno. Queste sono le proporzioni. Considerando che questi, al netto poi di tutto quello che si può dire, sono i costi del funzionamento del sistema democratico, sicuramente correggibili, mentre questi sono dei soldi che vanno a ingrassare le rendite finanziarie, cioè soldi che vanno a dei rentieri che non creano occupazione, non creano benessere per la collettività. Allora, il programma MMT quindi su cosa si basa? Sul fatto che lo Stato è il monopolista della moneta fiat. Le tasse servono per imporne l'uso, non per finanziare lo Stato. L'uomo con il mitra serviva per obbligarvi a usare questi miei pezzi di carta senza valore. Quindi lo Stato può spendere fino a che questa moneta è accettata. E siccome lo Stato impone le tasse, ha la capacità di creare artificialmente una domanda della moneta. Il fatto che esistano delle tasse implica che ci sia sempre chi domanda questa moneta perché deve pagare le tasse. Con la spesa a deficit può realizzare e mantenere la piena occupazione, e questo è il grafico che riporta quello che abbiamo visto in quell'altro grafico. Qui sopra vedete il risparmio del settore privato, qui vedete il deficit del settore pubblico in Italia. Vedete che quando il deficit del settore pubblico tende a zero, cioè l'Italia si avvicina al pareggio di bilancio, il settore privato in aggregato ha un risparmio che tende a zero. Se non c'è la spesa del settore pubblico, non c'è il risparmio del settore privato. Quindi il risparmio del settore privato può essere reso possibile solo ed esclusivamente dallo Stato. Ed è peraltro anche iscritto in Costituzione. Lo Stato tutela e agevola il risparmio, e questa è tecnicamente la forma con cui lo Stato rende possibile il risparmio aggregato alla collettività. I punti principali del programma MMT abbiamo detto quali sono: la piena occupazione. Bisogna focalizzarsi su un punto molto importante. In ogni sistema economico esistono due tipi di ricchezze: i beni reali e la produzione reale, e i beni finanziari. Che cosa sono i beni reali? Un bene reale, ad esempio, è un uovo. Un uovo è un bene reale. Ma se io ho un uovo in mano, do questo uovo che ho in mano al signore che è qui di fronte a me, e lui in cambio prende un pezzo di carta e scrive su questo pezzo di carta: io ti devo un uovo, e io accetto questo pezzo di carta, in quel momento io ho scambiato un bene reale contro un bene finanziario. Ok, quindi sono due tipologie di beni profondamente differenti. I soldi sono beni finanziari, sono dei pezzi di carta con cui posso comprare delle altre cose, ma non sono una ricchezza in sé. Noi non mangiamo banconote, non mettiamo le banconote dentro il serbatoio della macchina quando la macchina va in riserva, non dormiamo su cuscini di banconote, tranne chi è particolarmente ricco. Per cui, quando c'è export, che cosa succede a un sistema economico? Succede che questo sistema economico manda all'estero dei beni reali e in cambio ottiene dei beni finanziari. Quindi sta mandando ricchezza reale all'estero in cambio di ricchezza finanziaria. Il settore bancario. Che cosa abbiamo previsto nel programma per quanto riguarda il settore bancario? Abbiamo previsto l'eliminazione del settore finanziario speculativo in blocco, quindi un punto ancora più radicale della separazione che pure prima esisteva tra settore credito e settore finanza nel sistema bancario. Il settore finanziario speculativo non svolge nessuna funzione che abbia un senso per l'economia reale. La realtà è questa: il settore finanziario speculativo oggi è parassita dell'economia reale. Quindi questo è un punto di cui occorre assolutamente essere consapevoli. Le funzioni bancarie ricondotte all'erogazione di credito alle imprese e consumo è gestione dei sistemi di pagamento e l'eliminazione dei titoli di Stato. Vedremo tra poco perché. L'uscita pilotata dall'Eurozona. Cosa avviene quando uno Stato, quando l'Italia decide di uscire dall'Eurozona?
Succede che ripristina questo, quello che abbiamo visto prima. Quindi lo Stato impone una tassa nella moneta di cui lui è monopolista, la può spendere, perché le persone hanno bisogno della moneta per pagare le tasse e la moneta a quel punto acquisisce valore nel sistema economico. Le persone vendono prodotti e servizi per averla e la moneta diventa definitiva nel circuito economico. E quindi si ripristina la piramide che esiste in ogni Stato che ha sovranità monetaria. Quali sono gli Stati di cui parliamo? La Gran Bretagna, San Marino no, perché San Marino è utilizzatore dell'euro, esattamente come l'Italia è utilizzatore dell'euro. Parliamo della Turchia, parliamo della Gran Bretagna, parliamo del Brasile, la Nuova Zelanda, l'Australia, gli Stati Uniti, l'Argentina e così via. Quindi tutti gli Stati che hanno piena sovranità, che non hanno limitazioni di sovranità, hanno una sovranità monetaria. Come avviene l'uscita pilotata dall'Eurozona? L'Italia annuncia che tasserà unicamente nelle nuove lire, in tempi tecnici strettissimi, questo vuol dire annunciarlo il venerdì a decorrere dal lunedì mattina alle 7. Okay? Annuncia che tutti i pagamenti saranno in lire, che le lire saranno emesse e spese in regime di cambio fluttuante rispetto alle altre valute, cioè l'Italia non si impegna a convertire a un tasso di cambio fisso le lire in dollari, le lire in sterline, le lire in yen. Tutti i contratti del governo vengono rinegoziati da euro in lire e a questo punto l'Italia può far partire in tempi rapidissimi un programma transitorio di piena occupazione finanziato dalla Banca d'Italia, cioè può offrire un posto di lavoro, vedremo poi con quali modalità, a tutti coloro che sono in grado di lavorare e che intendono lavorare. I depositi bancari e i prestiti esistenti denominati in euro, che fine fanno? Non vengono ridenominati, quelli sono in euro e restano in euro. Quindi non c'è nessuna corsa agli sportelli perché le persone hanno paura di vedere i propri conti corrente da euro trasformati in lire. I conti corrente restano in euro. Vedremo poi però che cosa succede, questo è un punto molto importante. Le banche vengono regolamentate nell'esclusivo interesse pubblico, a cominciare dalla separazione che abbiamo visto prima, e i conti corrente vengono convertiti da euro in lire su richiesta dei titolari. E perché i titolari dovrebbero avere interesse a convertire i conti corrente da euro in lire? Perché l'Italia, dal primo giorno in cui applica questo piano, ha annunciato che tasserà in lire. Quindi tutti i contribuenti sanno che dovranno pagare le tasse in lire, hanno bisogno di lire. Per cui cambiano gli euro in lire, semplicemente perché sono obbligati a farlo. Le banche vengono tenute obbligatoriamente a convertire i mutui casa da euro in lire. Questo perché? Perché il mutuo casa è una forma di rapporto debito-credito che è meritevole di particolare tutela sociale, cioè costituisce per una famiglia normalmente il principale investimento che si affronta nel corso della propria esistenza come famiglia. Tutti i conti corrente bancari, che a questo punto saranno conti correnti bancari in lire, sono assicurati dalla Banca d'Italia. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che una banca che ha difficoltà, che si trova in condizioni di difficoltà, non si troverà nella condizione di far sparire i conti correnti dei correntisti, perché questi conti saranno garantiti dalla Banca d'Italia, che è la fonte di tutte le lire che sono in circolazione, non può finire le lire. Quindi quello che è successo a Cipro non potrebbe succedere, questo è il succo del discorso. Il prelievo fiscale, cioè le tasse, come deve essere regolato? Deve essere regolato in maniera tale da assicurare il deficit positivo e la piena occupazione. Che cos'è il deficit positivo? Vuol dire che lo Stato non può spendere 100 e prelevare 100, deve spendere 100 e prelevare 90, prelevare 80, prelevare 60, deve permettere al settore
privato di poter risparmiare. E lo Stato è l'unico soggetto che può permettere al settore privato di risparmiare. La Banca d'Italia annuncia una politica di tassi zero applicati sulle riserve bancarie che le banche sono obbligate a detenere presso di lei. La gestione di titoli di Stato a questo punto non è più necessaria, perché nel paese con moneta sovrana il titolo di Stato è uno strumento che serve a sostenere il tasso di interesse interbancario. Ma se la Banca d'Italia applica una politica di tassi zero, non ha più l'interesse a tenere questo tasso interbancario sostenuto. È un meccanismo un pochino particolare che poi dopo, se volete, possiamo approfondire. E comunque, non dovendo più perseguire questo obiettivo, la banca centrale può operare a braccetto, diciamo così, con il governo, e lo Stato può spendere semplicemente accreditando i conti delle banche private presso la banca centrale. Il debito di Stato preesistente in euro viene onorato in tempi e modalità decisi dall'Italia. Cosa vuol dire questo? Che chi è creditore dell'Italia per debito di Stato denominato in euro, se rivuole il saldo in euro, aspetterà i tempi stabiliti dall'Italia, altrimenti quel debito può anche essere convertito in lire al cambio corrente e saldato in lire. Raggiunta la piena occupazione, quindi non prima, ma raggiunta la piena occupazione delle risorse umane, delle risorse produttive e imprenditoriali, vengono incoraggiate le importazioni, perché le importazioni sono ricchezza di beni reali che entra all'interno dei nostri confini. Poi approfondiamo tra pochissimo. I trattati necessariamente devono essere rinegoziati. Allora, quali sono i punti, quindi, principali che abbiamo toccato adesso? Questo l'abbiamo già sviscerato abbastanza. Quindi la gestione generale dei conti dello Stato deve essere portata avanti in maniera tale che lo Stato permetta al settore privato di risparmiare. Ok, quindi quello che è il debito dello Stato diventa necessariamente il credito di qualcun altro. Chi è questo qualcun altro? È il settore privato. Quindi lo Stato deve necessariamente permettere al settore privato di poter risparmiare. La piena occupazione come è ottenibile? Con il programma di lavoro garantito. Come funziona un programma di lavoro garantito? Lo Stato offre a tutti coloro che sono in condizioni di lavorare e sono disponibili a lavorare una occupazione in settori non in competizione con il settore privato. Quali sono questi settori? Ad esempio i green jobs e i ripristini ambientali. Se ci sono, ad esempio, delle aree alluvionate in cui devono essere effettuati degli interventi di ripristino ambientale, è ovvio che nessun privato andrà mai a fare degli investimenti per ripristinare queste aree. Questo è un intervento che solo lo Stato può realizzare, con una retribuzione soglia che è lievemente inferiore alla retribuzione minima esistente nel settore privato. Che cos'è questa retribuzione soglia? Ipotizzate che nel contratto metalmeccanici la retribuzione minima è 800 euro al mese, quindi la retribuzione soglia più bassa di 800 euro al mese potrebbe essere 700-750 euro al mese. Ok? Quanto resta in piedi il programma di lavoro garantito? Funziona come buffer stock, cioè come programma cuscinetto. Quando l'economia fa male, come potrebbe essere la situazione in cui ci troviamo, più persone vanno a confluire nel programma di lavoro garantito. Okay? Quando il programma di lavoro garantito entra in funzione, si riattiva la domanda interna, l'economia si riprende. Queste persone in buona parte vengono riassorbite dal settore privato, che ha nuovamente necessità di assumere per soddisfare la domanda aumentata. Questo ha dei risvolti estremamente pesanti se andiamo a vedere quali sono i costi della spesa deficit negativa. La disoccupazione non è un qualcosa che non ha un costo.
la disoccupazione ha dei costi pesantissimi. Il primo costo è sicuramente quello umano, perché la disoccupazione significa vite distrutte, persone che sono annullate nella propria autostima, nella propria collocazione nella società. Quindi questo è il primo costo, è il primo punto da tenere al centro di questa politica economica. E poi ci sono dei costi contabili, dei costi economici, che è la spesa deficit negativa. Che cos'è la spesa deficit negativa? È quello che lo Stato spende per lenire questa situazione di disoccupazione, senza che però questa spesa attivi la creazione di ricchezza reale. Cosa vuol dire concretamente? Vuol dire che nel 2010, per misure di sostegno al mercato del lavoro, cosa sono queste misure di sostegno al mercato del lavoro? Indennità di disoccupazione, cassa integrazione ordinaria e straordinaria, mobilità, politiche attive del lavoro, sono stati spesi in Italia nel 2010 29 miliardi di euro. E questa è una cifra che oggi si sta avvicinando a quasi 40 miliardi di euro. Quindi non è che la disoccupazione non costi. La disoccupazione costa. Costa socialmente, costa contabilmente e costa in termini di economia reale. Perché chi è disoccupato non produce ricchezza reale per la collettività. Perché è disoccupato, non lavora. Quindi non produce nulla di utile per la società in cui è inserito. Quindi lo Stato che non fa lavorare i disoccupati sta rinunciando a usufruire delle ore di lavoro che questi disoccupati potrebbero rendere disponibili. L'emissione dei titoli di Stato, abbiamo detto, viene abolita. Il governo spende semplicemente accreditando riserve presso i conti che le banche private obbligatoriamente detengono presso la banca centrale. Quando lo Stato paga una pensione, che cosa succede contabilmente? Succede che se il signor Pinco Pallino ha il conto corrente presso Banca Sella, lo Stato accredita le riserve che Banca Sella tiene presso la banca centrale. Le riserve che ha Banca Sella crescono e Banca Sella aumenta i numeri del conto corrente del pensionato Pinco Pallino. Il cambia i numeri sul computer. Succede questo. Quindi l'emissione dei titoli di Stato con questo nuovo sistema non ha più senso, perché lo Stato non deve più finanziarsi chiedendo i soldi in prestito. Con questa operazione c'è un risparmio di 80 miliardi di euro l'anno di interessi. Scusi l'interruzione, stiamo superando leggermente quei tempi. Sì, andiamo rapidamente, assolutamente, abbiamo finito. La piena occupazione, che cosa ha come effetti sull'economia reale? La piena occupazione stabilizza i prezzi, pone un pavimento alla retribuzione da lavoro che al di sotto di quel pavimento non può scendere. Diversamente, se non c'è un pavimento, la retribuzione del lavoro può andare a delle cifre che si avvicinano a zero. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che i lavoratori italiani devono competere oggi con lavoratori che percepiscono 200 euro al mese di stipendio, tradotto in soldoni. La moneta circolante che esiste in un sistema economico, teniamo presente che è in stragrande maggioranza credito bancario, non è la moneta, la base monetaria creata dallo Stato. La base monetaria, che è quella che si crea con questa spesa, è una frazione piccolissima di quello che è moneta circolante. Moneta circolante è per lo più mutui, prestiti e credito bancario. Quindi gli effetti inflattivi di fatto non esisterebbero. Ci sarà svalutazione della nuova lira? No. Il punto principale del programma è questo: i conti correnti che restano in euro e la tassazione in lire. Queste due operazioni hanno la funzione di innescare la richiesta di nuova valuta. Cioè chi ha gli euro va a domandare le lire, quindi le lire che vengono create sono quelle necessarie a soddisfare questa richiesta in prima istanza. La tassazione deve essere tale da permettere il risparmio del settore privato, e questo implica come linea di politica economica l'abolizione dell'IVA,
la riduzione drastica della tassazione sul lavoro e la tassazione delle ricchezze improduttive. Negli stati con sovranità monetaria il carico fiscale oscilla intorno al 30%. La pressione fiscale in Italia oggi è di circa il 55%. Io direi che mi fermo qui, poi diverse altre cose magari le possiamo vedere nel corso delle domande. Le chiederei, prima di passare la parola al pubblico, io una cosa. Com'è possibile, se l'avete previsto, applicare la vostra teoria ai piccoli paesi quale San Marino? Allora, il discorso di un paese può applicare questa teoria oppure no, la valutazione che va fatta è questa. Il contesto che state considerando, cioè San Marino, ha ricchezze reali, è in grado di produrre ricchezze reali sufficienti a permettere la vita, il benessere della popolazione di San Marino? Se la risposta è no, probabilmente San Marino non è un'entità che è in grado da sola, perché è al di sotto magari di una soglia di massa critica minima, non è in grado di fare questo da sola. Per dire, poi fra l'altro, questo discorso, io vivo in Sardegna, sono sardo, ed è un qualcosa che viene continuamente discusso in Sardegna, ma la Sardegna ce la può fare da sola. Se una collettività ce la può fare o meno da sola non dipende dai soldi. I soldi non sono ricchezza reale, dipende dalla ricchezza reale che questa comunità è in grado di produrre, in grado di mobilitare. Se voi valutate che San Marino non è in grado di produrre questa ricchezza reale da sola, potrebbe non farcela. E quindi potrebbe non riuscire a sostenere questo tipo di passaggio, però va fatto questo tipo di valutazione. Sicuramente, ecco, voi vi trovate però adesso in una condizione, fra l'altro, che è molto particolare, perché voi siete fuori dall'Unione Europea e utilizzate l'euro, che è l'esatto Abbiamo una convenzione. Perfetto, siete utilizzatori della valuta, però non la create dal nulla. Cioè... Eravate, perfetto, infatti, eravate anche lì utilizzatori di una valuta che non controllavate. La differenza però qual era? Che il soggetto che metteva la lira, che era lo Stato italiano, non applicava delle politiche economiche, monetarie, fiscali, di austerity e restrittive, mentre il soggetto che emette l'euro, che è la Banca Centrale Europea, applica delle politiche restrittive e le impone agli Stati. Voi ovviamente, a cascata, di riflesso, siete investiti poi da queste politiche, anche voi, esattamente come quando l'Italia aveva delle politiche di diverso tipo e investiva in bene San Marino. Quindi questo aspetto comunque, anche se mediato, poi va a ricadere su di voi in ogni caso. Ma ecco, la cosa particolare è che invece ci sono nell'Unione Europea gli Stati che sono nell'Unione Europea ma non utilizzano l'euro. Il caso della Gran Bretagna. Ce ne sono anche altri, non è solo la Gran Bretagna. Quindi da questo punto di vista poi la vostra è una situazione rovesciata rispetto a queste altre situazioni particolari. Se qualcuno ha altre qualche domanda da tutti. Ma facciamo così, io do questo utilizzo. No, è senz'altro apprezzabile lo sforzo intellettuale di cercare una via d'uscita da queste terribili crisi, sia a livello... ci sono così molti aspetti che mi lasciano perplessa. Intanto la sovranità monetaria non è limitata, nel senso che la moneta oggi non è convertibile in oro, però appunto per questo è moneta fiduciaria. Poi un altro aspetto, quando si parlava del 71, di Nixon, eccetera, bisogna anche ricordare che il motivo per cui Nixon ha abbandonato la convertibilità del dollaro in oro è perché aveva inondato il mondo di dollari, proprio per finanziare il suo deficit per le guerre di cui parlava, il Vietnam, eccetera. Il problema è che questa inflazione era esportata
negli altri paesi che, in base all'accordo di Bretton Woods, dovevano mantenere la stabilità nel cambio. E quindi, siccome il dollaro si sarebbe svalutato, perché veniva stampato infinitamente, i paesi dovevano, gli altri paesi, compreso l'Italia con la lira, dovevano fare operazioni sul mercato valutario per evitare che il dollaro si svalutasse. Questa situazione alla fine è diventata insostenibile, per cui si è passato a un sistema di cambi flessibili. Qual è il problema? È che, essendo la moneta fiduciaria, è collegata al sistema reale economico. Cioè, non si può dire risolviamo tutti i problemi stampando moneta finché ne abbiamo bisogno, perché poi quella moneta lì non godrà più della fiducia degli operatori economici e non verrà più utilizzata. Poi un altro aspetto che mi dispiace è che, parlando di tornare alla lira, è come voler tornare indietro nella storia. I problemi che esistono devono essere affrontati facendo dei passi avanti con l'integrazione, criticando le politiche di austerità e cercando insieme di risolvere la crisi, perché da solo un paese in un mondo globale non ce la fa, neanche con queste proposte di così, che trovo abbastanza particolari. Per quanto riguarda la BCE, diciamo, io che ho vissuto quando c'era la lira, ricordo benissimo il periodo di austerity, ricordo gli anni 70 con la crisi petrolifera, ricordo le svalutazioni competitive della lira, ricordo che ancora prima dell'euro si diceva all'Italia che era rimasta indietro, che doveva ristrutturare il proprio sistema produttivo, ricordo che i tassi di interesse erano altissimi, non perché c'erano politiche restrittive, ma perché c'era un'elevata inflazione, perché la lira si svalutava e quindi il tasso di interesse deve coprire almeno la perdita di valore della moneta. L'inflazione era sul 16%, nel 2010 in Europa era a 1,6, cioè sì. Ci sono tanti aspetti. Forse è meglio di no, perché qui ci sono diversi punti da toccare, facciamo questi e poi un'altra. Allora, partiamo dal primo punto, che è quanta moneta può creare uno Stato. Dal 1971, questo vale per tutti gli Stati, non vale solo per gli Stati Uniti, gli Stati possono creare e spendere la moneta fino a che c'è chi la accetta. Le cose, questa è semplicemente una lettura di quello che succede in realtà. Le faccio due esempi. Nel corso del 2011 la Banca Centrale Svizzera si è trovata in una condizione in cui il franco svizzero si stava apprezzando eccessivamente, perché era molto richiesto sul Forex, insomma, ne stavano venendo acquistate grosse quantità. Il rafforzamento eccessivo stava danneggiando gli esportatori svizzeri, quindi la Banca Centrale Svizzera ha emanato un documento che ho qui fra l'altro, poi dopo lo possiamo anche vedere insieme, in cui dichiarava che non avrebbe più tollerato un rapporto che franco-svizzero che non rispettasse 1,20, e per imporre questa sua linea si è dichiarata, ma questo nel documento ufficiale, non tanto per dire, sta proprio scritto sul documento ufficiale, ha dichiarato che avrebbe stampato franchi svizzeri e creato franchi svizzeri in quantità illimitata. Ho usato proprio questa parola, quantità illimitata. Questo perché? Perché fino a che c'è chi vuole questi franchi svizzeri, chi crea franchi svizzeri li può creare e li può spendere. Questo è il primo esempio. Il secondo esempio, la Gran Bretagna. La Gran Bretagna tra il 2009 e il 2012 ha portato avanti degli interventi ripetuti di quantitative easing. Che cos'è il quantitative easing? Quantitative easing è la banca centrale che ritira dal mercato dei titoli di Stato e li scambia con riserve bancarie, cioè con base monetaria, la stessa che si crea con la spesa a deficit. La Gran Bretagna ha creato da sola un importo pari al 50% di tutta la base monetaria che la BCE ha creato con le operazioni delle TRO per tutta l'Europa. L'ha creato la Gran Bretagna da sola. Quindi questo è quello che è successo, è quello che
che è stato fatto e le cose funzionano, funzionano già così. Allora il primo punto, questo l'ho specificato all'inizio, questa non è una teoria che dice ma sarebbe bello se si facesse così, no, le cose funzionano già così. Le cose già funzionano così per tutti gli stati che hanno sovranità monetaria. L'MMT descrive semplicemente come funzionano i sistemi monetari. E il discorso della perdita di fiducia, e qui torniamo al primo punto. La moneta non è un qualcosa, sì, è qualcosa che ha un valore fiduciario, ma è una fiducia che è guidata dallo Stato, è imposta, cioè io impongo le tasse e ti obbligo a pagare le tasse, ti obbligo a accettare la moneta. Tant'è che i casi che storicamente si sono verificati di iperinflazione, che sono dei casi ben definiti e non sono dei casi di inflazione, sono dei casi che si sono verificati in contesti socio-economici ripetitivi che avevano delle caratteristiche ben precise. Queste caratteristiche erano dei sistemi produttivi distrutti, una incapacità o non volontà dello Stato di imporre la tassazione, degli enormi debiti denominati o in oro o in una valuta che lo Stato non controllava. Questo è successo a Weimar, è successo allo Zimbabwe che aveva un enorme debito denominato in dollari, quindi debiti sempre denominati in una valuta che lo Stato non controllava. Quindi questo è il problema che può innescare poi la perdita di fiducia, perché il sistema non riesce ad acquisire risorse finanziarie sufficienti a pagare questi enormi debiti. E in questi contesti, che però hanno alla base la distruzione dell'economia reale, è solo alla fine il fenomeno iperinflattivo, non inflattivo, il fenomeno iperinflattivo, in realtà l'iperinflazione arriva alla fine, cioè non è la stampa di moneta che crea i problemi, è semplicemente lo Stato che cerca di tamponare questi problemi non riuscendoci, e si innesca lì il fenomeno iperinflattivo. Il discorso qui di tornare indietro nella storia, allora anzitutto bisognerebbe prima di tutto tornare indietro nella storia e comprendere come è nata l'Unione Europea. L'Unione Europea è nata, non è nata quando è stato introdotto l'euro, è un progetto che è stato teorizzato e delineato a cavallo tra le due guerre mondiali da un gruppo di persone che erano esponenti di quella che è stata poi definita come scuola tecnocratica, che avevano una concezione del mondo, della governance e dell'Europa ben precisa, cioè loro dicevano il popolo è una massa di persone che non comprendono che cosa sia bene fare, quindi noi dobbiamo prendere le decisioni e poi solo dopo, in un secondo momento, dirgli che cosa abbiamo deciso. Queste parole sono le parole di Jean Monnet. Jean Monnet nel 1952 all'Assemblea ONU dichiarò che le popolazioni europee dovrebbero essere guidate verso un superstato senza che la gente se ne accorga. Quando nel 2007 la Costituzione europea è stata presa, spezzettata e trasformata nel Trattato di Lisbona ad opera di un gruppo che era guidato da Giuliano Amato, Giuliano Amato dichiarò al New Observer nel 2007 che fu deciso che quel documento, cioè la Costituzione europea, dovesse diventare illeggibile, perché altrimenti se fosse stato leggibile ci sarebbe stata la possibilità di sottoporlo al referendum. Tutte queste citazioni, anche se lei adesso fa di no con la testa, sono qui. Se vuole le possiamo vedere anche in questo momento, con tanto di documenti ufficiali dell'Unione Europea da cui sono estratte. Giuliano Amato, Valéry Giscard d'Estaing e così via. Quindi queste sono le parole di chi ha scritto materialmente i trattati. Il fatto dei paesi che ce la fanno da soli, ma qui torniamo a quella che è la realtà del mondo, cioè la Nuova Zelanda non fa parte dell'Unione Europea, la Corea non fa parte dell'Unione Europea, il Giappone non fa parte dell'Unione Europea, il Brasile nemmeno, la Turchia nemmeno, sono tutti paesi che hanno la loro sovranità monetaria, fra l'altro i paesi che sono in orbita euro si stanno rendendo conto di che cosa significhi
come effetti sull'economia reale il sistema euro, e si guardano bene dal prendere adesso la decisione di entrare, di aderire al sistema euro, compresa la Gran Bretagna che l'anno scorso ha rimarcato nuovamente di non voler assolutamente rinunciare alle proprie politiche monetarie e alla propria sovranità monetaria. Il discorso della lira e dell'austerity, allora quello che lei ha detto, cioè i tassi di interesse devono almeno pareggiare l'inflazione, questo è falso. Cioè è una cosa che nella storia, dal dopoguerra agli anni 80, non è mai esistita. Cioè gli stati hanno sempre pagato tassi di interesse reali negativi. Cioè il tasso di interesse nominale era inferiore al tasso di inflazione. Ma questo non solo per l'Italia, per tutti i paesi al mondo, in particolare per i paesi occidentali. Guarda, c'è uno studio del Fondo Monetario Internazionale di meno di una volta che è proprio concentrato su questo aspetto ed era un metodo di gestione delle politiche monetarie che si chiama repressione finanziaria, si chiama letteralmente così, repressione finanziaria, e aveva la funzione da parte dello Stato di tenere sotto controllo il drenaggio, diciamo, di ricchezze reali positive dallo Stato a favore dei soggetti privati. Queste sono state le politiche di tutti gli stati occidentali fino agli anni 80, sono ancora oggi, e lo possiamo vedere ad esempio qui, sono ancora oggi le politiche degli stati che hanno sovranità monetaria. Qui c'è un grafico che prima per rapidità abbiamo saldato, così come tante altre cose, però è importante vederlo. Che è questo? Allora, quello che vedete in alto è il rendimento dei titoli di Stato a 10 anni di scadenza della Turchia, in alto a sinistra questo, ok? Quindi la Turchia emette la lira turca, spende la lira turca, il titolo di Stato della Turchia rende il 6%, ok? L'inflazione in Turchia è del 6,32%, per cui se oggi noi andiamo ad acquistare il titolo di Stato turco abbiamo un rendimento reale che è meno di zero. È una tassa, è negativo. Però è una tassa che lo Stato fa pagare poi ai cittadini, perché chi risparmia si trova, esatto, a perdere il valore reale della propria moneta. No, allora chi risparmia non ottiene un rendimento reale positivo, e questa cosa è corretta perché il rendimento reale del titolo di Stato è una rendita finanziaria, cioè come effetti sull'economia reale non è un investimento produttivo, ok? Mentre invece quello che si sta, e questo, ecco, vediamo anche questo più importante, questa è la Gran Bretagna. La Gran Bretagna ha ugualmente un tasso di interesse nominale, qui vediamo questo titolo a 25 anni, del 4,5%, il tasso di interesse reale è meno dello 0,5%. Questo sono i parametri di tutti gli stati che hanno sovranità monetaria. Vale per la Gran Bretagna, vale per la Turchia, vale per gli Stati Uniti, vale per il Giappone, vale per tutti. Cioè gli stati che hanno sovranità monetaria non pagano rendimenti reali superiori a zero. Cioè la situazione della lira non era idilliaca, però perché qui bisogna essere molto precisi sui dati. Quando c'era la lira succedeva esattamente la stessa cosa, e successe esattamente la stessa cosa fino al 1981, cioè i rendimenti reali erano negativi, e anche di questo ci sono i dati, se li vuole vedere li possiamo vedere, ma è successo esattamente quello che è successo in tutti gli altri paesi occidentali. Un punto molto importante, lei ha parlato di quello che è successo negli anni 70, le politiche di austerity, la crisi petrolifera. Quello che è successo negli anni 70, nei due momenti di crisi petrolifera, in realtà è assolutamente cruciale nel discorso che facciamo noi, perché l'inflazione degli anni 70, in corrispondenza delle crisi petrolifere, non fu un'inflazione da più stampa moneta, più inflazione, ma fu un'inflazione indotta da uno shock esterno, che era la contrazione dell'offerta petrolifera, l'aumento del greggio, del prezzo del greggio, da cui si uscì quando gli Stati Uniti per primi cambiarono le politiche energetiche e slittarono dal petrolio al gas naturale.
Il discorso qual è? Che nacque in quel periodo questa interpretazione distorta per cui più moneta più inflazione, ma quell'inflazione che fu un fenomeno planetario per tutti i paesi occidentali, cioè non fu un problema dell'Italia, perché se fosse stato un problema solo dell'Italia ci si sarebbe anche potuti allarmare di più, ma quello fu un fenomeno di tutti i paesi occidentali che in quel momento erano fortemente dipendenti dalle risorse petrolifere, che si risolse dopo un periodo di aggiustamento, perché ci fu una contrazione dei consumi, i produttori aumentarono la produzione, si passò ad altre fonti energetiche sui mercati internazionali, quindi il prezzo si ristabilizzò e fu una forma di inflazione derivata da uno shock sull'economia, sulle risorse reali, cioè non è più moneta più, non è stato più moneta più inflazione quello che è successo negli anni 70. Poi il discorso della ristrutturazione del sistema produttivo, purtroppo la ristrutturazione del sistema produttivo in Italia è stata fatta distruggendo quella che era stato poi il motore dello sviluppo italiano, anche, ripeto, come ho già accennato prima, anche con le storture che ci possono essere, che era il capitalismo misto pubblico-privato. In Italia tutto quello che è stata infrastrutturazione non è solo le strade, sono le dighe, sono le ferrovie, sono le reti telefoniche, sono quella che era l'industria chimica, è stato costruito da un sistema misto che si chiamava ILI e che produceva, praticamente ha prodotto per decenni, quindi non per due mesi o per un anno, ma per decenni, ha prodotto il 90% dei brevetti che poi venivano applicati dagli stessi soggetti che producevano e che facevano capo all'ILI. Parliamo di brevetti strategici, telefonia, produzione chimica, chimica fine, ferrovie e così via. Lei tenga presente che oggi, ancora oggi, i settori strategici degli stati sono assolutamente tenuti sotto controllo da sistemi misti pubblico-privato. I brevetti dei sistemi nucleari di produzione di energia nucleare della Francia, su cui poi si può essere d'accordo oppure no, cioè possiamo dire l'energia nucleare ci sta bene oppure non ci sta bene, sta di fatto che per un paese che investe in energia nucleare il brevetto nucleare è strategico, è il caso della Francia. Infatti i brevetti nucleari di tutto quello che funziona come produzione di energia nucleare in Francia non sono brevetti privati, sono brevetti di soggetti che sono controllati dallo Stato. Quindi la ristrutturazione del sistema produttivo italiano, che sono state le privatizzazioni, in realtà c'è stata, ma l'Italia ha distrutto il settore chimico in cui era leader al mondo e questo ha avuto un impatto fortissimo sia in termini occupazionali che, qui vediamo anche un altro dato, sia in termini occupazionali che soprattutto in termini di know-how del paese, perché avere un settore chimico all'avanguardia significa che nello Stato esiste un know-how produttivo, okay? Questo in Italia è stato assolutamente cancellato, cioè quello che era chimica e settore estrattivo è diventato solo settore estrattivo. Adesso vi invito a guardare questo grafico qui. Questo è l'andamento di esportazioni e importazioni in Italia a partire dal dopoguerra ad arrivare fino ad adesso, praticamente al 2012. Allora, qui siamo negli anni del boom economico dell'Italia. Ok, negli anni del boom economico dell'Italia, l'Italia importava più di quanto esportasse, come volume. Vedete che gli istogrammi sono al di sotto dello zero. Però in questo periodo qui l'Italia importava più di quanto esportasse, ma ha sviluppato dei know-how di primo piano a livello internazionale, appunto il discorso della chimica, della meccanica, della telefonia e così via. Adesso vi invito a vedere che cosa è successo dopo il 1992, dopo le privatizzazioni. Vedete che qui l'Italia esporta più di quanto importi. Ma che cosa sono queste esportazioni? Queste esportazioni sono esportazioni di prodotti che hanno un know-how incorporato estremamente povero, perché erano le esportazioni del manifatturiero del nord-est, cioè produzione di
scarpe, pelletteria e prodotti di questo tipo. Siccome quel tipo di know-how è stato facilmente acquisibile dai concorrenti internazionali, perché non si può paragonare il know-how che c'è in un'industria chimica o in un settore di telefonia come è stata la SIP, con il know-how che c'è nel cucire palloni o cucire scarpe, è successo che l'Italia sì, ha avuto un periodo in cui è riuscita a tenersi a galla sulle esportazioni. Quando poi sono state aperte le frontiere, è andata a confrontarsi con i paesi dove la manodopera costa un euro ora, perché stiamo parlando di questo, allora che cosa è successo? Che le esportazioni sono crollate e l'Italia è diventata un paese importatore. Quindi anche dire si esporta, si importa, bisogna sempre tenere conto e ragionare su che cosa esportiamo, che cosa importiamo, quindi contenuti della politica industriale. Poi sul discorso di, qui chiudo e do spazio all'altra domanda, sul discorso di quello che è giusto come tassi di interesse, inflazione, se il tasso di interesse reale debba essere o meno positivo. A me che uno Stato distrugga l'economia reale e distrugga i servizi sociali, distrugga le pensioni, ci siamo 6 milioni di disoccupati, perché dobbiamo garantire il rendimento reale positivo a chi compra il BTP Italia, mi sembra veramente una follia. È una cosa che non sta, è una follia che è veramente figlia di una ideologia economica che non ha assolutamente nulla a che vedere con il vantaggio del 99% della popolazione, ha a che vedere con i vantaggi per una elite molto ristretta che compra e vende i titoli di Stato sul mercato dei titoli di Stato, non ha a che vedere con l'economia reale. Questo è quello che succede nella realtà. C'era un'altra domanda? Sì, e poi ci vediamo. Ho trovato molto interessante tutta la spiegazione che lei ha fatto, ma trovo che manchi l'aspetto che a mio giudizio è più importante, cioè l'aspetto politico. Io parlo per l'Italia perché sono grigio. Allora, quando è stata introdotta l'euro, che non è nient'altro che la logica conclusione delle varie tappe prima il sistema, il serpente monetario europeo, poi il sistema monetario europeo e infine l'euro, le motivazioni tecniche adotte per l'introduzione dell'euro erano risibili, nel senso che tutti sapevano che l'euro era quella bidonata che poi avrebbe comportato la deindustrializzazione dei paesi del sud Europa a vantaggio della Germania. La motivazione tecnica con la quale è stato giustificato l'euro era la teoria delle loche, no? Teoria di Mandel, per il quale lui ha preso anche il 9. Cosa diceva questa teoria? Diceva che se un gruppo di paesi è in situazione di convergenza, sia per quanto riguarda il tasso di inflazione, sia per quanto riguarda i sistemi di protezione sociale, sia per quanto riguarda la mobilità della forza lavoro, se è in queste condizioni, allora la costituzione di una moneta europea, di una moneta unica, eccetera, eccetera. Se non che tutti questi paesi non erano per niente in queste condizioni, non erano in situazione di convergenza, ma erano in situazione di divergenza, sia dal punto di vista dell'inflazione, del mercato del lavoro, eccetera, eccetera. Allora si è cambiato idea, allora si è detto, allora visto che sono in condizioni di divergenza, facciamo l'euro, così saranno costretti a convergere, che è come dire, siccome la massa della Terra determina un'accelerazione di gravità di 9,8 metri per metro quadro, io posso sparare un oggetto contro la Luna con quell'accelerazione e sostenere che la Luna ha la stessa massa della Terra, che è una questione logicamente insostenibile. In effetti, le motivazioni per le quali l'euro fu costruito sono motivazioni essenzialmente politiche. Sono essenzialmente politiche sia dal punto di vista dei agenti principali, cioè la Germania e la Francia, sia dal punto di vista delle classi dirigenti italiane. Tutti sanno, penso chiunque legge il giornale, sa bene che al momento della unificazione tedesca i francesi metteranno in particolare di venire un attacco isterico, a buona ragione, perché la Francia nel giro di un secolo aveva dovuto sostenere due volte lo scontro con l'espansionismo tedesco. Però i tedeschi avevano avuto l'autorizzazione per l'unificazione da parte degli Stati Uniti e la cosa si fece
Allora i francesi decisero... Scusi, le chiederei di stringere perché siamo veramente... Bene, allora cercherò di sentire... No, perché volevo intervenire sulla questione della signora, ma lascio perdere. Dico questo. Allora, qual è la forza politica che può sostenere un'ipotesi di uscita dall'euro? Perché noi possiamo fare diverse ipotesi, o che l'euro crolli per conto suo. Sì, le rispondo, grazie. Allora, anzitutto sono assolutamente d'accordo su quello che lei ha detto sull'aspetto politico. L'aspetto politico è fondamentale. L'euro non è stata solo un'operazione monetaria, è stata un'operazione che era un pezzo di un disegno di governance che qui per motivi di tempo abbiamo solamente potuto accennare in modo estremamente superficiale. Anzi, ne approfitto per dire questo. Sono qui in sala gli attivisti della regione Marche, gli attivisti MMT della regione Marche e dell'Emilia Romagna, che sono seduti da quella parte, con cui potete entrare in contatto e restare in contatto per approfondire tutti i punti che qui per forza di cosa abbiamo solamente accennato. Quindi loro sono il riferimento sul territorio che possono rispondere poi a qualsiasi forma di approfondimento. Quindi sul discorso aspetto politico sono assolutamente d'accordo. Sta diventando sempre più chiaro anche alle persone a cui non era chiaro, uno strumento di governance per privare gli stati della capacità di spesa e per costruire a forza quella che è l'OCA, appunto, questa teoria delle aree valutarie ottimali. Guarda, questa teoria dell'OCA la riassumo in modo molto semplice. In un incontro che abbiamo fatto in un paese da poco, c'era un esodato praticamente di quasi 60 anni. Beh, questo qui è rimasto senza lavoro, per questa situazione che si è venuta a creare in Italia, ha dovuto chiamare, uno che ha lavorato per tutta la vita, ha chiamato un suo amico che aveva una serie di locali di ristoranti in Germania per chiedergli un posto da lavapiatti. Cioè un uomo di quasi 60 anni che ha chiamato uno che conosceva in Germania per chiedergli se aveva un posto da lavapiatti. Fra l'altro questo qui poi gli ha detto no, non ho posti da lavapiatti perché avevo 300 coperti e sono passato a 50 coperti nell'ultimo semestre, perché in Germania si sta contraendo il mercato interno, perché la competitività della Germania è stata costruita contraendo i salari dei lavoratori tedeschi, quindi anche il mercato interno della Germania si sta spappolando. Ma l'OCA è questo, cioè persone di 50 anni che perdono il lavoro qui devono farsi la valigia e andare a lavorare in Belgio per 6 mesi, poi in Serbia per 3 mesi e così via, che è un progetto di società questo. Cioè è un progetto in cui si sta dicendo alle persone: voi dovete fare questa vita qui, dei nomadi per poter sopravvivere. Chi sono le forze politiche che possono appoggiare questo progetto? Tutte le forze politiche italiane che si sono candidate alle elezioni conoscono alla perfezione questo programma. Tutte le forze politiche durante la campagna elettorale ne hanno preso degli stralci, degli spezzoni e l'hanno storpiato e usato a loro uso e consumo, facendo demagogia e facendo campagna elettorale. Ma questo programma non è un giocattolo che può essere preso da un branco di scimmie che lo fanno a pezzi e lo usano così a proprio piacimento senza che perda il suo significato. È un programma organico che si basa su una proposta di società ben precisa, si basa su finanza funzionale e piena occupazione. La sovranità monetaria è uno strumento per realizzare queste cose. La realtà è che oggi chi c'è in Parlamento è per lo più un blocco di persone che lavorano per le elite che hanno costruito tutto questo. Quindi la mia risposta a questo è: nessuno verrà a salvarvi e a salvarci. Questo è il punto di cui bisogna essere consapevoli quando si ragiona su queste cose. Noi stiamo facendo come attivisti MMT quello che stiamo facendo perché noi abbiamo raggiunto la consapevolezza che nessuno verrà a salvarci. Non siamo noi la forza politica che può diventare il riferimento, perché abbiamo scelto di non essere la forza politica che può diventare il riferimento. Noi siamo quelli che mettono queste cose che tutte le banche centrali sanno a disposizione di tutti. Sono le cose che nessun TG ha mai spiegato, nessun giornale
ha mai spiegato, che quando l'Italia è entrata nell'euro non sono state spiegate. Noi abbiamo scelto questa strada, che è quella di dare questo strumento qui a tutti. Poi effettivamente però l'attuazione passa, può passare solo ed esclusivamente attraverso un momento politico, e non, il riferimento non sono le persone che sono in Parlamento adesso. Questo, guardi, lo posso dire con la più totale certezza. Mi avvio a concludere innanzitutto ringraziando il dottor Basciu per la relazione. Per aver organizzato questa serata, questo dibattito molto interessante, e convinto che abbia dato molto per capire meglio anche i problemi del nostro paese, del nostro continente. Ecco, un'ultima cosa, se posso, veramente rapidamente. Il nostro sito web è www.mmmt.info e lo trovate stampigliato sul programma MMT, ci sono tutti i riferimenti e lì potete trovare tutti i documenti e i materiali che pubblichiamo regolarmente. Soprattutto voglio ringraziare voi presenti per la pazienza e per l'attenzione. Grazie. Grazie. Grazie.